Dopo cena con. Con chi? Quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. È il 13 ottobre 2016, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Siete all'ascolto di Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì, quella che mi fa invitare tanta gente nel mio salotto, nel mio pseudo salotto, insomma. E poi gli do la parola, perché questa è la formula di questa trasmissione. Questa sera con noi su Radio Cigliano c'è Francesco Pezzulli. Buonasera a tutti, ciao. Evviva, ciao. Grazie di essere venuto, grazie Francesco. Grazie dell'invito. Ma figurati, è un piacere, vero? Radio Cigliano, come facevo a non venire? Lo so, siamo prezzolati, diventiamo un pochino più prezzolati. Allora, vi do qualche piccola coordinata. Intanto, se state guardando il video sulle condivisioni, mi raccomando, andate sulla pagina di Radio Cigliano, perché è lì che potrete commentare in diretta noi potremo vedere i vostri commenti praticamente in diretta. C'è già un sacco di gente. Abbiamo Alessandro, ciao Alessandro, mamma mia, sei sempre te, non tramonti mai. Ciao Carl, ciao Luigi, ciao Monica, Gabriele, Leila e anche Emanuela. Ciao Emanuela D'Amico, grazie di essere con noi, grazie di essere già intervenuti praticamente in diretta in questo inizio di trasmissione che ci piace fare in questa maniera. Allora, che cos'è Dopo Cena Con? L'ho già un po' detto, ma insomma, perché non ripetere? Repetita iuvant, si dice in latino. Allora, che cos'è? È il salotto di Radio Cigliano che viene aperto in maniera, come dire, carina e in maniera cordiale ai miei amici. I miei amici vengono qui, portano loro la musica, quindi per una volta io sono assolutamente privo di responsabilità per quanto riguarda la selezione musicale che ho sentito fino adesso era fantastica. Ti piaceva, eh? Da morire. Francesco è arrivato da un po'. Bellissimo. È arrivato da un po', Francesco. Sì, la prima cosa che ha detto: ma questa musica, ha detto, un paio di pezzi li avrei scelti anch'io. Questo è Radio Cigliano, mica cazzi. Ma il nome come ti è venuto? Allora, l'ho sempre perché detto, è singolare. Guarda, questo è singolare, vabbè, un po' di narcisismo. Narcisismo magari di base lo potresti leggere, ma se vogliamo escludere il narcisismo di base potremmo dire che ne ho provate un po' di tutte: radio sorriso, radio amicizia, radio amore, radio questo, radio quello. Ho detto che palle sti nomi e ho detto allora chiamiamola Radio Cigliano, così tagliamo la testa al toro e non se ne parla più. È stata una scelta, diciamo, per esclusione. Brillante. Ti è piaciuta, eh? Molto. Bene, bene. Allora, ti sistemo il microfono. Eccolo. Eccolo. Tanto tu ti senti perfettamente nel rientro e riesci a capire, perché qui non ci abbiamo veramente un pezzo da 90. Uno che col microfono c'è nato, c'è campa e c'è vive. C'ho poca confidenza col microfono. Sì, vabbè. Questa è una battuta alla fine insegno, però. Attenzione. Sì, vero. Veramente un po' alla fine insegno. Allora, siete in diretta su Facebook. Quindi ciao, ci vedete se siete in diretta su Facebook. Se siete in diretta su Spreaker, la trasmissione è in video diretta anche su Facebook. Andate su Facebook Radio Cigliano, mettete mi piace e troverete la diretta che potete commentare e potete condividere, perché questa è una cosa importantissima. Iniziate a condividere questa diretta se vi piace, se volete. È l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa conoscere, perché non pubblicizza, non fa niente, perché ci piace essere interattivi, ma anche soprattutto che il social abbia un senso. Ci piace la condivisione, quindi condividete sulle vostre pagine Facebook e diventiamo sempre di più e saremo felici. Francesco, allora, giornata di lavoro, siamo impazziti tutti quanti, c'è tanta gente. Tanti amici, ma adesso vi commentiamo tutti quanti. Per me è un mondo fantastico, perché io sono antisocial in realtà. Te sì, veramente? Sì, io prendo ancora i turni con la matita sull'agenda. Io sono vecchio stampo, insomma, vecchia scuola. Sì, sì. Un po' vintage quasi. Niente Facebook, niente. Poco WhatsApp, telefonino giusto WhatsApp, per... Sì. WhatsApp sì. Col telefonino però ci telefoniamo fondamentalmente. Sì, lo usi con l'orecchio appoggiato all'orecchio, esatto, il telefonino. Esatto, sì. Poco digitato, insomma. Mi piaceva infatti la cornetta, tipo il telefono. Era bello. Ti devo far vedere un gadget che mi sono comprato un po' di tempo fa che mi ha fatto impazzire, poi non lo uso mai perché è veramente esagerato. Una cornetta da attaccare all'iPhone. E tu fantastico. Prendi il telefono così, cioè il telefono in tasca e usi la cornetta, che non è male. È una maniera per essere molto vintage con una cosa molto tecnologica. E quindi, noi lo siamo abbastanza, perché oramai ci conosciamo da circa 30 anni. Quindi, se non siamo vintage noi. Eravamo ragazzini. Avevamo ancora i capelli. Quanti ce ne avevamo? Beh, c'è chi sta peggio di noi, però. Sì, diciamo che ci manteniamo. Sì, ci manteniamo abbastanza. Però io ho la crisi dei 40, mi hanno detto. E perché?
Che ne so, boh, mi hanno detto guarda che secondo me stai affrontando la crisi dei 40 anni. Ah. Comincio a stare attento, capito, al cibo, anche tu stai a dieta. Io adesso sto a dieta, confessalo. Sì, anche perché, no, confesso assolutamente, sono completamente a dieta e succube della dieta perché sono arrivata a un peso così ulteriore, se possiamo dire, così ultra, no? Che a un certo punto ho detto basta, non si può più, dai, dobbiamo dimagrire. Quindi siamo schiavi delle diete, anche perché noi veramente ne facciamo poche di giornate sane, col ritmi che ci abbiamo noi, è veramente un bordello e un casino. Uomini cresciuti nutriti da macchinette automatiche, vero? Da distributori. E ti giuro, ci resto ore. Sto vedendo dei nomi di amici e colleghi. Ciao, vabbè. Gemma! Ciao! Allora, Gemma. Continuiamo a salutare Calogero, grazie Calogero di essere con noi, grazie anche a Edoardo, Antimo, e poi c'è, ciao Alessà, addio ad Alessio, va baffancina, te lo posso dire, sei con l'ampanato, c'ha 50 anni, lo odio. E vediamo un po' di che cosa si parla, perché la chat è già esplosa praticamente, io ho il microfono a mano per riuscire a fare questa cosa. C'è Gabriele che ti prego, dice salutami, ti prego salutami, e se vuoi saluta il mio papà, oggi ha subito un intervento alla prostata, ne siamo in bocca al lupo, in bocca al lupo, veramente. Francesco Pezzulli. Allora guarda, veramente... io ho preso parte, Gabriele, è caduto un microfono, non è grave, e ho preso parte l'altro, un paio di settimane fa, al Gentleman's Ride, che è un raduno di motociclisti. La particolarità è che sono tutti vestiti molto eleganti, sai, con papillon, bretelle, insomma un look un po' particolare, sì. Ed era promosso da un medico australiano per la ricerca contro il tumore alla prostata, eh. È una cosa che è nata in Australia, la fanno in tutto il mondo il 25 settembre ogni anno e prendono parte milioni di persone. Beh, bello, molto, molto bella figo. Iniziativa. Io ho portato mio figlio di 5 anni, l'ho messo con bretelle papillon, era stato molto divertente. È stato divertente. Momento di condivisione bello. Bello, bello, mi piace. Quindi ciao, ciao Calogero, ciao, ciao papà di Calogero e mi raccomando, in bocca al lupo, tosti. Allora, torniamo a vedere chi è che... Non lo faccio più quel giochino col microfono. Il numero della sparizione del microfono. Allora, vediamo. Senza manico. Il doppiatore del nostro Anakin, qualcuno Anakin dice. Anakin Skywalker. Vabbè. Bene, sì. È lui, fate domande. Che la forza sia con fate te. Domande che lui non vi risponderà perché è poco social. No, Alessio mi aiuta. Ti aiuto assolutamente. Ciao Nicola che è stato con noi alla diretta di New York martedì scorso, grazie di essere di nuovo qui a guardarci. C'è Gemma, l'abbiamo salutata, vediamo che a chi c'è. Ciao Max, ciao Lidia, ciao mia moglie, ciao Nicola. Nicola. C'è anche Nicola. Nicola. Vedi? C'è anche bravi Nicola. E belli, ti sei allargato. Lo so. Vabbè, un amico. D'altronde, chi meglio essere incensati, no? Che dici? Ci piace abbastanza. Allora, cosa c'entra mio padre? Non lo so. Non era Calogero, era Gabriele. Infatti. Era Gabriele. Ciao, scusa, Calogero. Mi sembra di sentire Jesse Pinkman. Allora, Jesse Pinkman è un personaggio di Breaking Bad, yes. Che è una serie che ha avuto un grande successo. Esatto. Serie fantastica. Bella, ne ho vista anche qualche puntata. Che e io non ne vedo. In maniera molto intelligente hanno fatto finire, perché a un certo punto la serie non era talmente più bella. Da dire. No, invece la serie era talmente bella che era giusto farla finire. Ah. E quindi è finita all'apice. È figa sta e cosa. E poi c'è stato uno spin-off che si chiama Better Call Saul, con un avvocato che era un personaggio principale della serie. Bello. Sì, è una cosa particolare. No, bello. D'altronde c'è una frase che dicono gli americani, l'avrei sentita, che è jump the shark, cioè quando una serie sale come uno squalo che va verso la superficie del mare, no? Sale, a un certo punto sopra c'è l'aria, quindi jump the shark, zompa e poi deve andare per forza giù in picchiata e deve tornare. Quindi loro lasciano nell'apice. Quando lasciano all'apice sono bravi, perché vuol dire che avendo pure la roba che gli potrebbe fruttare praticamente, sì. Non la usano perché... E c'era questo attore che era Aaron Paul, che è un attore straordinario. Ma come no? Me. È uno di quegli attori non belli che sicuramente in Italia non avrebbe fatto niente. Niente, e in è America vero. È straordinario. È un classico, da noi lavorano i belli. E ne sappiamo qualcosa noi, sì, ne sappiamo non abbiamo parecchio. Puntato sulla bellezza. No, ma anche quando doppiamo ne sappiamo qualcosa dei belli. Che belli, a volte non ballano benissimo, soprattutto con la voce. No comment. Bene, allora, ciao Federica. Beh, siete tanti, siete veramente tanti e ci fa piacere. Condividete immediatamente, ho fatto un casino qua col microfono, con la caduta del microfono. Condividete immediatamente sulla pagina Facebook vostra, anche con due righe. Stiamo guardando una bella trasmissione insieme a Francesco Pezzulli e Alessio Cigliano. Quindi se volete condividete, che ci piace. Intanto vi faccio vedere la novità di questa settimana. C'è un sito YouTube, abbiamo aperto finalmente anche un sito YouTube con la radio. Radio Cigliano, cercatelo, diventate follower, iscrivetevi, troverete già da domani, il giorno dopo delle dirette, tutte le dirette in alta definizione, video ovviamente e anche audio, perché
l'audio scorre sempre, di questa radio. Tutte le dirette che facciamo sono tutte raggruppate. Radio Cigliano, la vedete sullo schermo, insomma ci stanno, vedete, le ultime dirette fatte, ci sono le playlist, fra poco ci sarà anche Francesco, mi raccomando, diventate follower. Allora, anche su YouTube si diventa follower? No, aspetta, lì ci si iscrive, si diventa iscritti. Si diventa iscritti, follower su Facebook. Su Facebook, lì mi sbaglio, e anche no, su chiedo. Twitter. Poi tu dici YouTube o YouTube? Lo so, è annoso. È annoso e importante. Non sono social. Allora io direi YouTube. Io direi YouTube, però quante volte ci fanno dire YouTube? Una cifra. Tantissime. Tante, che è una italianizzazione di. Mi hai dato un compito difficilissimo con la lista delle canzoni. Allora, sai? Spiegami adesso, poi. Allora, adesso mi ha invitato per venire in radio, mi ha detto tu puoi dire e parlare di quello che vuoi. Esatto. Però hai solamente un compito, ovvero devi portare 8 canzoni che in qualche modo ti rappresentino o hanno un significato particolare per te. E lì per lì ho avuto la sindrome della pagina bianca, tipo tema, capito? Cioè, ecco, allora, mi sono messo là, dico adesso che scrivo. E inizialmente sono stato preso dal panico perché non mi veniva in mente nulla. Sì. Poi piano piano ho rotto il ghiaccio, ho cominciato a prenderci gusto e avrei fatto una lista di 50 canzoni. Perché quello è il problema. Dopo l'iniziale titubante, ne vuoi portare 30? Sì, perché poi diventa un potere evocativo. Esatto, la canzone ti riapre, esatto, delle finestre. Bravo, bravo. È stato molto, molto ed bello. È molto difficile. Poi, tra l'altro, quando tu sei venuto da solo e te ne ho fatte portare 8, chi viene in due gliene faccio portare 5, ancora peggio. Quindi 5 e 5. 5 e 5, una selezione più stretta, capito? Mentre invece in 8, un che poi anche ti puoi... l'ansia da prestazione, perché magari le 5 dell'altro sono più belle, le bravo. Due sono sfigate. No, ma poi le due sono tristi e le altre sono divertenti. Ho scoperto che si messaggiano. Ma tu che porti? Veramente ancora non lo so, capito? Fanno un po' i vaghi, fanno un po' i stronzi. Vabbè. Comunque, è stato difficile metterle insieme, mi dicevi. Sì, è stato difficile, però molto alla fine è stato un esercizio bellissimo. E poi io vado a lavoro in moto, per sopravvivere al traffico romano. E quando sto in moto, arrivato al semaforo, me le cantavo. Ah, sì, sì, e quindi arrivavo là, questa è bella, ecco, questa ti viene in mente in questa poi, maniera. E poi cancellato, l'ho riscritta 3-4 volte. Tra l'altro, Francesco, mentre tutti quanti mi mandano un Excel, un Word, un WhatsApp, eccetera eccetera, Francesco ha fatto il compitino sul foglio di carta, un po' come la playlist che abbiamo qua di Francesco. Ti ho mandato, no? La foto. E mi ha fatto una bella foto. Io quando l'ho vista, questa, perché era, mi è arrivato il messaggio, ecco, vedi, era così. Un po' più ordinata, diciamo, un po' più ordinata. Quando l'ho vista, ho detto, oddio, è mandata la lista della spesa. Forse ha sbagliato persona su WhatsApp. No, è vero, sono un e invece po'... no, è proprio veramente vintage, sono Francesco. Ho sbagliato epoca. Senti un po', e nello scegliere queste canzoni, anche perché questa è una domanda che io faccio un po' a tutti quanti, e questa radio è una radio assolutamente fuori dal coro. Io la paragono, il mio slogan è la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Di quartiere perché siamo qua tra amici, si potrebbe sentire qua nella zona, no? Sì. E saremmo già tutti quanti contenti. Estesa a tutto il mondo perché in questo momento ci potrebbero ascoltare dalla Nuova Zelanda, perché no? Certo. E quindi anche dal Polo Sud, volendo, da qualsiasi posto. Allora, quello che dico io è... questa esperienza a me ricorda molto le radio degli anni 70 e primissimi anni 80, cioè sì, la radio privata quando la facevi veramente per il gusto di farla. Non avevi flussi, non avevi programmazione, non avevi uffici che ti dicono che cosa mettere, merchandising, pubblicità, etichette spingono, tutte queste cose canzoni. Qua, no? Playlist blindate. Ormai nei network dove ci sono le radio di flusso è difficilissimo poter scegliere veramente. Non le puoi scegliere, tu arrivi là, trovi la tua devo mandare queste, c'hai dei minuti di talk, mentre invece qua vedi sono le 21:14, siamo in chiacchiera da 14 minuti liberi e potremmo andare avanti così finché ce pare. Sì, perché in radio invece funziona che c'è il clock. Esatto. Cioè l'ora è divisa in spicchi e tu ogni spicco hai l'intervento 3 minuti di parola, poi c'hai la canzone 2 minuti. Esatto. Pubblicità, esatto. Lancio del quindi alla fine tu quando sei a DJ quanto c'hai di spazio di tempo, cioè dall'inizio alla fine? Io entro in diretta alle 8:34, alle 9 è finita la trasmissione, forse parliamo 9-10 minuti in, sì, tutto, perché poi tutto il resto è riempito tre interventi da 3 minuti più c'è meno. Il disco, c'è la pubblicità, c'è esattamente tutto. C'è il lancio dell'appuntamento del, esatto, così, il jingle, dopo, i saluti, sì, certo, quindi 9-10 minuti. E tra l'altro Francesco
ha dimestichezza di radio, sa che cos'è la radio, lo sa bene. Ma no, ma che scherzi, io sono una pippa, io sono estremamente inutile. Ma dai, scherzi, 14 minuti senza fermarti, sei un ferrato. E vabbè, ma questo è figo, adesso vedrai alla fine delle due ore, tu torni stasera con la mascella slogata, perché molto inizia a parlare, veramente, facciamo un gran casino qua. Allora, continuiamo a salutare, c'è anche Federica, vediamo un po', Ombretta, ciao Ombretta, Rosario, ciao, saluto. Ciao Ombretta. C'è anche Giuseppe, Mamia Stefano, c'è Cristina, c'è Antonio, c'è Andrea Lavagnino, e dai, ci sta... Grande collega Andrea. Grande, sì, ci sta... Motociclista. Cosa bevi, Fra? C'è la diretta. Beh, sì, si può dire. Allora, facciamo pubblicità occulta, ecco. No, no, falla proprio esplicita. Blanchet, è di vostro gradimento? Gli ho detto... Se volete, venite, un bicchiere. Ma ha detto, sì, sì, se volete, qua c'è vino per tutti, veramente. Stiamo anche un po' alticci, se devo dire la verità, perché sono assolutamente... bravo, devi prendere la scorrevolezza. Devi prendere la confidenza. C'è Maurilia, c'è anche Dario, Dario Oppido, ciao Dario. C'è Domitilla che è tornata, c'è Salvo, quanti siete? Allora, iniziamo a leggere un po' di domande per te e poi lanciamo il primo disco. Vediamo okay. Dove... Francesco, mi fai una cicatrice del vento in diretta. Oh mio Dio, era un cartone animato. Era un anime. In ghiaccia, sì. Vabbè, queste sono... Questo è come quando mi chiedono di fare i cani il guerriero. Come si fa? Al massimo puoi urlare io ti odio di Anakin Skywalker. Grandi, grandissimi. La cosa meravigliosa è che molte persone si ricordano delle cose che tu hai rimosso. Mo, adesso Anakin Skywalker te lo ricordi. Te lo ricordi, certo. In Uyasha anche ci posso arrivare, perché comunque abbiamo fatto tante serie. Però a volte tu sei la voce di... Boh. Ci rimani malissimo poi, perché ma loro... no, loro ci, no, rimangono, loro sì, ci, loro ci rimangono male. E tu ti senti in imbarazzo, perché dicevo veramente questa cosa non la ricordo. E invece... No, infatti, quello che ma io dico sempre... No, quello che non io dico è sempre... Io snobismo. Io ho fatto quattro turni oggi, d'accordo? Okay. Mi ricordassi uno dei quattro turni che ho fatto. Perfetto. Cioè c'è un processo di rimozione immediata, che non è perché non ci piace il nostro lavoro. No, è tipo dallo psicologo, è refresh, sì, bravo. Per sopravvivenza. Stai dentro e sei concentrato e sai tutto. Anche i peli nel naso, sai tutto quanto. Esatto. Data l'ultima buona, esci... Prendi la saluti. Moto, la macchina, saluti e già sei fuori, già sei altrove. Anche perché se io ricordassi tutte le cose che ho detto in un documentario, adesso sarei pozzo di scienza. Ma tra l'altro questo lo chiedono molto spesso, dicono: ma tu che hai fatto quel documentario su Marte, hai imparato tante cose? No, io ma non ho, tra l'altro non ho neanche visto un'inquadratura, frame. Niente, perché stavo con la testa a leggere, quindi non ho visto niente. Pare brutto, però è così, si lavora con ritmi frenetici e è importante anche riuscire a rimuovere quello che fai, altrimenti torni a casa e ne porti veramente tanto. Ciao Antonio, grazie del buonasera. Bravi e belli, belli e bravi, dice Ombretta. No, ci piace, Fategli cantare un pezzo di una canzone della principessa in Ranocchio. Cantavi come tu? Facevi a doppiare i gemelli Derrick contemporaneamente? A gemelli Derrick, io avevo 12 anni. E dirigeva la mamma di Fabrizio Vidale. Come Piera. No, Piera, come me la ricordo benissimo. Sì. Raccontiamo un aneddoto che non si potrebbe, ma lo raccontiamo. Dai, dai. Allora, praticamente all'epoca i nomi erano in giapponese. Sì. E però la funzionario Mediaset disse: no, traduciamoli in italiano. E quindi bisognava inventare i nomi. Infatti in originale era Capitan Sakabawa, Basakasa, una cosa così. E da lì diventava Ollie e Benji. I nomi li ha inventati Gianni dell'ETS. Ma dai. Sì, è tipo che ne so, io ero James Derrick, perché c'era l'ispettore Derrick all'epoca che lo faceva pure questo Alessandro. È bellissimo. È fantastico. Sì, perché poi era c'era il Callaghan, perché era l'ispettore Callaghan. Certo, certo. C'era Becker, perché c'era il tennista. Questa è l'artigianalità del doppiaggio, no? Esatto. Quando facevamo le cose senza i vincoli che ci sono adesso, che sono un po' una rottura de palle. C'era l'allenatore, si chiamava Sedigno, perché c'era un giocatore dell'Udinese, si chiamava Edigno. Quindi lui stava la mattina, faceva il fonico all'epoca. Stava la mattina con il Corriere dello Sport aperto e diceva: io questo lo chiamerei. Questo è geniale. Questa mi piace. Però questa roba è arrivata anche nei film. Guerre Stellari adesso, che io continuo e mi ostino a chiamare Guerre Stellari. Abbiate pazienza, okay. Non voglio. Star Wars mi fa cagare. Guerre Stellari, chiamare Darth Vader, quello che per me è solo e unicamente Darth Fenner. Lord Fenner, sì, io non posso, non me la sento, c'ho un colpo al cuore. Come la principessa Leila o Leia? Leia, de che? Han Solo, no, Han Solo, cazzo, è Han Solo. Ho trovato una foto pazzesca di Harrison Ford 1976, vestito come se fosse i giorni d'oggi. Cioè di una modernità 30 anni fa, 40 anni sì, fa. Sì, sì, sì. E lui faceva il carpentiere, la storia era che Harrison Ford faceva il carpentiere e George Lucas disse: no, io ti voglio come attore. Gli fece fare per la prima volta
Marzotta, il primo ruolo fu Han Solo di Che Guerra figata. Stellare. Questo è bello. Solo questo là è... succedono solo cose. Là, sì, qua no, quando fai il carpentiere, poi carpentiere continui a fare il carpentiere. È la vita di tutta la vita. Non ti muovi un attimo, non succede proprio niente, non c'è possibilità. Va bene, senti, allora, però ti stavo dicendo, tu che hai questo insight nella radio, dacci due proprio parole sull'artigianalità di questa invece. Ah, questa è fantastica. Allora, io in realtà ho provato a fare una radio online più di 10 anni fa. Che figata. Mi avevano coinvolto in questa pionieri, cosa. Pionieri. Sì, pionieri. Era veramente una cosa pionieri. Molto divertente. Una località che si chiamava Portonaccio. E c'era questa radio. Hanno investito anche. Insomma, era una cosa fatta seria, bene. Fatta io bene. Andavo in diretta. C'erano tante persone. C'era una redazione che interagiva. Adesso tu, insomma, stai molto avanti. Hai... Vabbè, non c'erano queste non esistevano cose. Gli non iPad c'erano, all'epoca. Sì. E interagivano con gli ascoltatori in diretta. E fu un tentativo e devo dire molto divertente, però è molto difficile. È difficile, sì. E però la cosa bella, ecco, che tu hai la libertà di fare quello che vuoi. Te metti qua la sera. Infatti, prima hai detto alle 9 facciamo la trasmissione, però la radio è la mia, cominciamo quando vogliamo. Sì, infatti, io ho detto se è 9:10 aspetterete. Non devi dare la linea a nessuno. No, non devo fare un cazzo. Allora, il mio obiettivo questa sera è battere il record di Cristian Ganzante, che è stato qua a 3 ore e 40 minuti. Beh, cioè, siamo già sulla buona strada. 20 minuti di talk senza aver mandato manco un disco. Dai, mandiamolo un disco. Fammi vedere col dito. Il primo, cosa vuoi? Quello lì, allora fammelo trovare immediatamente. Intanto io ti faccio la fatidica domanda che a qualcuno sta un po' storta, ma secondo me tu la apprezzi. Dimmela, perché vai. È questa. Perché hai scelto questa canzone? Perché io ho cercato di fare un percorso di origine. Allora, sì. Io sono nato a Napoli e quindi non potevano scegliere un cantante napoletano. È certo. Poi, siccome io ho una grande passione che è il mare, sono molto legato al mare, questa canzone diciamo che esprime bene il significato e il senso di chi nasce in una città come Napoli e quindi ha il mare. Quindi questa è una canzone che tu ti porti dentro e te la ce porti l'ho dentro, anche dietro? Anche perché c'ha questa vena di malinconia. Io sono toro, sì. Una vena di malinconia. A me l'autunno piace, cioè mi piace crogiolarmi con la pioggia. E quindi sì, è dentro di me. È dentro di te, è tua. È una cosa tua. E questa è Pino Daniele. E adesso la lanciamo. Chiten Omar. Tocca a te annunciarla, vai. Pino Daniele con Chiten Omar. Tra l'altro. Parte con un rumore. Parte con un rumore, aspetta un attimo. Tra l'altro, stavo dicendo perché siamo usciti dall'onda, ma qua è successo un problema e adesso te lo dico subito. Ci sono 58 secondi di intro, quindi abbiamo il tempo di descriverla ancora meglio. Fantastico. Allora, io quest'anno ho fatto una traversata con un gozzo in mare e ho portato 3 amici, di cui 2 colleghi. E questo aneddoto mi diverte molto. Praticamente abbiamo preso un gozzo, abbiamo fatto da Cala Galera, abbiamo attraversato Elba, Corsica e siamo scesi giù in Sardegna. Eravamo io, Simone Mori, Roberto Cammino. Mamma mia, penso che potete aver fatto veramente l'equipaggio più bello che abbia mai visto. Bello. Divertentissimo. Sì, è stata un'avventura, un viaggio, un'esperienza. Te siete divertiti. Da morire. E il mare, insomma, un te sei mare, non montagna. Allora, io ho imparato la montagna, ho scoperto la montagna da grande, con mia moglie. Lei ha detto, ah, secondo me vieni a sciare, vedrai che ti diverte. Io ero sempre andato al mare anche d'estate, anche d'inverno, e mi ha portato sulla neve e sono impazzito, perché io ho abituato a stare dentro una sala al buio, mi sono trovato sulla montagna, aperto, col sole, la luce, è stata una cosa fantastica. Sentiamocelo, Pino Daniele, Chiten Omar, in diretta su Radio Cigliano. E adesso siamo per tutti voi di Facebook, praticamente, perché in esclusiva. Questo siete praticamente in esclusiva. Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Siete tanti, veramente. Guarda, Madonna, i commenti che ci stanno, veramente tantissimi. Ah, questa sera di Wall Street, grazie, il lupo di Wall Street. Commentano delle cose di DiCaprio. Sì. E... vabbè, d'altronde qualche ti ricordi cosa che doppi Capitano Uncino di Once Upon a Time? C'erano, sì, me lo ricordo anche perché adesso stiamo facendo la nuova serie in contemporanea. Quella quindi, che si fa giorno per notte, esatto, praticamente. E lavoriamo tutti martedì e mercoledì, lo sto ancora facendo. E sì, adesso abbiamo un sacco di serie in contemporanea. Francesco Tifi Napoli? No, io non amo il calcio, simpatizzo. Non amo con nessun tipo di... No, eh? No. Non sei napoletano. Ma in questo perché no. In quel senso i napoletani sono molto passionali, diciamo. Sì, è vero, ma io in generale non amo il calcio proprio. Cioè mi piaceva giocarlo, mi piace lo sport, ma non mi piace guardarlo, tifare. Cioè, il tifo è una cosa, mette molta tristezza. Bene, adesso devo rientrare in diretta perché devo dire, torniamo in diretta, che io ho cannato la canzone. Adesso... Però è bella uguale. È bella uguale, perché questa è l'introduzione, però io adesso la voglio passare, la tua canzone. Ve la canto io e... vabbè. Pino Daniele era un grande. No, ho fatto veramente una toppata pazzesca, perché questa è l'introduzione della canzone e non è la canzone stessa. Ma adesso se tu mi dai quei 12 secondi di tempo, non abbiamo problemi e te la rimedio 12 immediatamente. 12 secondi di tempo, qua abbiamo
7-8 ore. Cazzo, abbiamo 7-8 ore. Questa è una bella canna che ho fatto. Ma mi ricordo siccome... un concerto di Pino Daniele, sì, che era un cantante straordinario, però aveva una semplicità, come uomo una verità. Uh-huh. E mi ricordo a un concerto presentò un chitarrista dicendo: sì, io ho sentito questo come suonava, dice, mi piace la tua musica. Lui ha detto: a me piace la tua. E allora adesso l'ho invitato, Pat Metini, vieni. Lui chiamava sul palco Pat Metini così, dicendo: Pat, vieni. Ma è fighissimo questo. Questo me l'avevi raccontato ed è veramente una cosa straordinaria, perché poi ti viene veramente voglia di, come dire, di stare lì, di essere, sì, lì, capito? Sì, di essere lì e di fare casino e di stare in mezzo ai concerti, è veramente tra una figata. Tra le altre cose, su Sky Arte hanno fatto un documentario meraviglioso su Pino Daniele, dove c'era anche l'intervista con James Senese, eh. Hanno fatto un'intervista sopra al terrazzo di un hotel dove io ho avuto il piacere di soggiornare, che era, che era bello, sì, Santa Lucia, e c'era sotto Borgo Marinaro. Insomma, Napoli c'ha un fascino. Allora, forse ho toppato in maniera definitiva, però intanto noi continuiamo a parlare, che io cerco di ritirare fuori la canzone, perché allora ti giuro, vai, l'ho comprata. Allora un'altra, la mettiamo dopo, mettiamone un'altra. Mettiamone allora un'altra, intanto risolviamo il problema. Allora, guarda, allora, io la seconda canzone è un cantante, che in realtà non era un cantante ma era un poeta, ma prima di essere un poeta era un uomo. Eh sì. È stato forse... È lui? È lui. È stato il più forte di tutti. Dico, siccome io sono d'origine napoletana, ma poi d'adozione ormai sono romano a tutti gli effetti. Sì. E lui poi c'ha un animo, insomma, che mi diverte molto, perché lui era un po' guascone. Sì. Siccome a me mi hanno definito guascone di recente. E poi ho dei ricordi quando andavo per locali, ancora mi facevano entrare 20 anni fa, e suonava un nostro amico Sasha al piano bar, e lui sul tardi, verso le 3, arrivava e faceva dei pezzi. Era già, insomma, sul finale della sua carriera, un momento un po' buio. Tra l'altro ha scritto pezzi grandissimi per tutti, straordinari. Veramente un grande compositore. E lui compositore veniva e si metteva là a suonare con Sasha, a cantare con noi, insomma. Che così, in mezzo alla gente, 200-300 fumando, persone, immagino. Ma lui faceva di tutto, sì, non si limitava tutto a quello. Lui è uno che la vita l'ha vissuta, insomma, a tutti i livelli. Piena, bella piena, piena, sì. Non si è fatto mancare piena niente. E quindi lo diciamo. E quindi lo diciamo, guarda, Franco Califano. Questo te lo lancio proprio. Dai, grande califfo. È grande, questo è grandissimo. Tra l'altro questa l'ha fatta, anche, canzoni, l'ha fatta anche per Tino Mancino, questa canzone, direttamente. A un concerto ha detto: levati, la faccio io. L'ha spostato. Diventai grande in un tempo piccolo. E adesso finalmente abbiamo la canzone in onda. Ma no, non so dove cazzo l'ho messa, veramente. Sono pessimo. Ma dai, Ma mo la trovo, mo la trovo. L'hai perché comprata? L'ho comprata 99 centesimi. Sì, 99 centesimi, esattamente. Quindi capisci che ben investito. Avendo investito i 99 centesimi, vorrei, perché poi l'ho comprata due volte. Ho comprato prima l'intro, poi mi sono accorto che ho sbagliato, e poi ho comprato l'altra, quindi mi è costata 1,98 euro. Se vuoi te li ridò. No, perché mi va a fare libreria. Però sono cose che fanno pensare, no? Per quanto siamo rincoglioniti. La trasmissione l'ho preparata tutta, cazzo, ho fatto tutto, perché è preciso, preciso. E invece, no, guarda, col se non mi metti il video d'Italia me ne vado. Lo so, infatti c'hai assolutamente ragione, Però vediamo un po' se è questa. Allora, vediamo un po'. Secondo me, io sono napoletana, ma tifosissimo della Roma, Monica. Sì, Monica vive saluti qua. Saluti dalla Calabria, niente, siamo veramente, sono su un Frecciarossa, andate e venite. Vabbè, no, questo è bello. Questo è bello perché Edoardo Cannata. Ciao Edoardo. Edoardo. Ciao Edo. Ci vediamo domani. Ciao allora Pierpaolo, ciao Marco, ciao Renzo, ciao Andrea, ciao Mosè, ciao Marco, un altro Marco. Ma Mosè è il nome d'arte? Spero di sì. No, forse no, che ne so. Non ho idea. Allora vi continuo a dire, mentre sto cercando di soddisfare il mio ospite e forse non ci riesco, e questo è il bello. Vabbè, lo trovo io col cellulare, dai. No, sì, vabbè, magari riuscissi a mandarlo in onda in questa maniera, ma ti giuro che c'era. Adesso io devo trovare, a costo di trovare quella sporca. E condividete questo video immediatamente sulla vostra pagina Facebook, se vi piace e se trovate che sia carino fare questa cosa per Radio Cigliano. È l'unica maniera in cui ho sempre detto che in cui noi ci pubblicizziamo, non ce ne sono altre. Niente, continuo ad avere la versione la versione, la intro mi ha surclassato tutte le altre versioni. Natro, non è un problema. Vabbè. Peccato, era bella. Lo so, era bella. Era pompidino, andate tutti quanti su... Andate su Spotify. Tu ce l'hai Spotify? Non so cosa sia. però... Lui c'ha i vinili. Io c'ho i vinili. I vinili? Sì. È bello. C'ho proprio il giradischi. È bello. E a mio figlio piace quando li metto, li guarda. C'ha 5 anni. Sì, è figo. Sì, li guarda strano, però insomma... Vabbè, ti guarda un po' strano, ok. Però il vinile c'ha un fascino intramontabile, veramente. Non tramonta, non riesce a toglierlo. E allora, niente, non c'è.
Che figura di merda. È arrivata anche Loretta. Loretta, che hai fatto fino a quest'ora? Dove Loretta, sei stata, Loretta? Niente, non ci sta. Non ti posso accontentare. Chissà dove cacchio è andata a finire nei meandri. Ecco, questo è un problema della digitalizzazione, che tu col vinile, secondo me, c'hai peggio. Perché il vinile sta lì, no? È un pezzo che sta un po' ingombrante dentro casa, però sta lì. Io che ho i file, che li devo ordinare, catalogare, mettere nelle cartelle giuste, eccetera, eccetera. Se lo... Fatti una segretaria, scusami, con tutti. Quanto ti costa? Fatti una segretaria, se lo dici così a mia moglie, rischi di essere fulminato. Attenzione. Io l'ho sempre detto. Tra l'altro, noi facciamo così tanti lavori. Non ho detto fatti la segretaria, ho detto fatti uno. Vabbè, è ancora peggio. Fatti due segretari. Noi facciamo così tanti lavori quando lavoriamo, che una segretaria ci farebbe veramente comodo. Tu sei multitasking, poi. Sì, abbastanza. E questo sei molto donna. Io sono uomo, io riesco a fare una cosa per volta. Eh sì, eh. E quella fai. E neanche troppo bene. Torniamo in diretta sulla radio, finalmente adesso sì, adesso veramente. E questo era il grande Califfo, grandissimo, grande Califfo, Franco grande. Califano con un tempo piccolo. Gli altri ospiti te l'hanno mai portato, Califano? No, non me l'hanno portato. Quindi vedi, ho già un primato. Non me l'hanno portato, però devo dire che io ogni tanto vado a prendermi qualcosa di suo e la metto sulla radio, perché non si può stare senza Califfo, secondo me. A me manca. Ti manca? Mio fratello mi regala un libro, il Calisutra. Ma fighissimo. Scritto da Franco Califano, vabbè ragazzi. Ha fatto tutto, veramente. Non vi commento. Ha fatto tutto, ha fatto veramente tutto. Grandissimo. Maestro di... In diretta su Radio Cigliano. Fa fuori... caldo a Radio Cigliano. C'è caldo? Vado. Spogliati. Uff. I dopo cena con Francesco Pezzulli questa sera. Grandissimo collega, grandissimo amico. Con una magliettina tattica sei arrivato, sì, oggi. Sì. Guarda che figata. Guarda che fighetto. Io non lo faccio perché... Ma dai. No. Allora, è a V apposta, così non ho il problema dello zip praticamente. E siete su Facebook? Ci state guardando su Facebook? Oltre che poterci ascoltare la radio pulita, senza le nostre cazzate che diciamo nei fuori onda, su Spring, cercate Radio Cigliano e trovate la radio pulita. Se siete su Facebook, condividete, perché è il sale del web e a noi piacciono le condivisioni. C'è adesso... Matteo che mi consiglia anche Il cuore nel sesso di Franco Califano. Ah, questo non lo... Grande, lo Lavagnino scrive, ok. Grande, grande, grandissimo. Allora, chi suona l'armonia col Califfo Tuz, dice Edith, che sappiamo noi chi è e non lo diciamo. Ah, okay, lo so io chi è. Allora, voglio ringraziare intanto Matteo, Giuseppe, che hanno condiviso, Carla ha condiviso questa trasmissione, grazie mille, Dario, ciao Dario, Monica e anche Pamela e anche Luke e anche Erika, ciao Erika, bacio. Speciale Cobra 11. Squadra speciale Cobra 11, Francesco, ci stanno tante persone, adesso ne parliamo. Madonna, della nostra... Io l'ho fatto Cobra 11. L'hai fatto per con diversi te, anni. Con te. Con me, sì. Grazie a Squadra Speciale Cobra 11, grazie a Salvo che ci ha condivisi, grazie a Miroku che ha un nome così evocativo, grazie a Maurilia, grazie a Leila. Quanti siete, ragazzi? Non posso ringraziarvi tutti, invece devo. Grazie a Federica, grazie anche a mia moglie, ciao moglie, grazie a Antonio, grazie a Alessandro Bianconi, non dovrei ringraziarlo ma lo ringrazio, Monica l'ho già ringraziata e questi siamo noi praticamente, sì, grazie a grazie anche a Luigi. Allora, noi abbiamo fatto... Questo è Facebook. Questo è Facebook. È affascinante, eh? Tu lo vedi come un... No, mai visto. Come Hal di 2001, sì, di esatto, Sera nello Spazio, bravo, praticamente. Sì. Una cosa... Vedi come funziona. Tecnologica. Ah, vedi, funziona Facebook. Fantastico. Pensavo che fosse... L'ha buttato quella così. Allora, noi abbiamo una sorta di gemellaggio con il fan club di Squadra Speciale Cobra 11. Ciao Francesco e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, noi abbiamo fatto insieme, pur non incontrandoci mai, sì, non dicendo insieme in neanche una parola, abbiamo fatto diverse stagioni di Squadra Speciale Cobra 11. Beh, diciamo la verità, tu hai seppellito tutti i tuoi partner di Squadra Speciale Cobra 11. Quanti anni ne è che ho appena lo fai? Seppellito un altro. Quanti anni è che lo fai? 20, questo 20 è il 20esimo anno. No, io sono durato penso 3-4 anni. Ma pure di più, mi sa, sì, 4-5, sì, ben se non mi ricordo male. Simpatico lui, sì, era simpatico. E che poi non è morto, però è andato a fare il musicista, via. Ha cambiato. Allora, noi abbiamo delle teorie un po' così, no? Sul perché questi se ne vanno. Un po' perché il mio si è ormai legato, ormai è diventato anche produttore della serie. Quindi Semir Gökhan. Se non avessi comprato Colonia, è tutta sua. Franco, sì, è tutta sua. 3-4 città sono sue. È tutta sua, veramente. Gli altri invece vogliono provare anche le carriere. Alcuni si sono visti in film americani, altri fanno filmoni tedeschi, altri il tuo aveva un complesso, suonava, ti sì, ricordi, suonava, che cantava, anche, no? Anche nella serie, e quindi sì, ha fatto un disco, ha pubblicato, sì, un disco, ha fatto tante cose, però insomma tutti sono abbastanza... Poi il mio era bello,
Mio che vuol dire che il mio era brutto? Beh, il tuo è bruttino. Vabbè, il mio è alto così, lo sai. Nano turco, sì. Tutti però sono abbastanza d'accordo nel dire che la coppia Ben e Semir è stata quella più divertente, perché sì, c'era questa frizzantezza di Ben, che tra l'altro tu facevi in una maniera divina. Ma perché mi vuoi bene? Non no, vale, non te voglio bene. Vabbè. Non perché, cioè, sì, te voglio bene, ma non perché ti voglio bene. Perché tu l'hai sentito? Scusami, l'avevamo separati. E poi l'ho visto in onda. Ah, l'hai visto anche in onda? Tu lo, sì, cioè, non solo lo facevi, lo vedevi anche. Tu non vedi. Allora, domanda a Francesco Pezzulli: cosa vedi di tuo? Di mio vedo solo cartoni animati per i miei figli. La televisione è monopolizzata. Sei da tutte le parti. Oggi ho incontrato una nostra collega, Stella Musi, sì, e le ho detto: lo sai che io ti sento almeno 2-3 volte a settimana, perché ha doppiato la protagonista di Inside Out, questo, sì, nuovo, sì, film, sì, Disney, meraviglioso. Però mio figlio la vede, che lo vede a loop, praticamente. A loop, sì, perché, sì, poi i bambini imparano le battute. È le vero, cose. È vero. È una cosa, fa quello gioia. Quello che a noi dà fastidio, cioè vedere un film e poi lo rivedi magari dopo un anno, dopo, esatto, 2 anni. Vero. Loro lo vogliono vedere immediatamente. No, loro a distanza di 2-3 giorni lo vede subito. Sì, sì, subito. Che è una figata. Infatti ogni tanto ci stanno le mie figlie pure che mi dicono: ma mamma, l'hai fatto questo? No, non l'ho fatto, ma te so di che questo è Francesco, questa è Ilaria, questa è Stella, questa, esatto, è Francesca, cioè, sì, sono tutti loro. Però ormai non è facile riuscire a vedere un film e distaccarsi, nel senso, prima hanno parlato insomma del Lupo di Wall Street, sì, Alberto Angrisano. Alberto, no vabbè, scollega subito, come si fa qua? Click, faccio click e chiudo. Arrivederci, è arrivato Alberto, chiudiamo. Cioè, io nel Lupo di Wall Street ho fatto 2300 righe, abbiamo lavorato sotto Natale, perché poi ormai le consegne dei film hanno una velocità. Hai fatto 25 turni, quante fatte? Eh sì, una cosa del genere. Siccome anche là le contemporanee mondiali escono tutti nello stesso periodo, quando fai il film tu sei preso nel tuo loop, poi quando esci lo vai a vedere, tu magari hai fatto più versioni di una scena, certo, e vedi la scelta del direttore, e non sempre si sposa con la tua magari, certo. Allora tu magari quando vedi il film hai sempre un occhio critico, non riesci a staccarti del tutto, dici: ah, vedi là, hanno scelto questa frase piuttosto che quella, io forse avrei preso l'altra, oppure magari dice: questa frase mi è venuta male, potevo farla così. Tu sei critico con i tuoi confronti? Ipercritico. Quante volte le rifaresti? Io all'infinito, perché fare una cosa, io sono autistico. Anche quando, vedo, io potrei il andare film avanti all'infinito, sì, per fare, sì, sì, anche, vero, anche se poi, non vengono più bene, non si dopo finisce un po', mai però di migliorare. No, quello no, quello no. Ma c'è lì sempre, per lì no, però se a distanza di tempo mi fai fare una cosa, forse la faccio meglio. E infatti di solito quando non ti viene io dico sempre: la mettiamo da parte, la facciamo domani, perché oggi sono non mi viene. E a volte d'accordo può essere che non ti viene la battuta. Assolutamente, è così. Senti, e quando vai al cinema, quanto, sì, ti rompe i coglioni? Aspetta, che è arrivato Angrisano, mi devo fare. Ti devi coppoleggiare. Sì, Angrisano, bravo. Angrisano mi piace. Ecco, questo look che ho già visto, perché Alessandro è venuto con una coppola l'altra volta. Senti, quanto ti disturba tra virgolette, riconoscere le voci al cinema? Oddio, lo sai che non è che dici è proprio... una bella domanda, è questa, sai qual è il per fatto? Noi è, non è tanto è che a me disturba riconoscere le voci, è che io conosco le persone, certo, che è peggio, nel senso che conosco anche l'animo delle persone, quindi per esempio, no, adesso facciamo un esempio pratico con un grande collega bravissimo, quindi non possiamo anche parlarne liberamente, Roberto Pedicini. Certo, Roberto Pedicini ha doppiato un personaggio che sembrava minore, se non addirittura sfigato o secondario, in un film che era I soliti sospetti. Alla prima battuta io ho capito che era il colpevole, certo, perché essendo lui un protagonista in tutto non poteva fare un personaggio di quella caratura, di 15 righe, capito? Di 15, simbolico, che dice una cosa niente e poi sparisce per tre quarti di, ecco, film. Ecco, questa è una cosa che anch'io e quindi mi automaticamente dico: qua c'è qualcosa che non va, sì, sì. E i casi sono due: in quel caso o Roberto Pedicini ha diretto il film e quindi ha fatto un cameo, certo, che è un classico tipo la voce di televisione, sì, fatta, sì, dal, sì, direttore della situazione, o altrimenti sotto c'era qualcosa. Stessa cosa è successo con L'esercito delle 12 scimmie, dove Roberto faceva lo scienziato pazzo che poi semina il virus in giro per il mondo. Cioè, in questo senso, soprattutto sui film di suspense, te li rovinano. Sì. E poi a noi, questo ci rovina anche l'effetto sorpresa di quando un regista ha strutturato un film per far apparire un personaggio che sembra che non voglia dire niente e poi invece esplode a un certo punto. Esatto. Quando ci hai messo sopra la voce che tu riconosci, una voce, la voce riconoscibile, importante, dici: non è la comparsa che passa questo. Bravo, qua. Non è casuale. Non è casuale, non può essere casuale. Esatto. 90 su 100 succede sempre così. Io pure sono molto ipercritico, ma veramente tanto, Cioè, ogni volta che vado al cinema dico: mazza, cambio mestiere, veramente tutte le volte, perché non mi piaccio mai, però mi rendo conto che è una mia. Sei bravissimo. Vabbè. Non lo diciamo mai, fatto una cosa con me adesso straordinaria. Lo so, tra l'altro va in onda fra pochissimo. Va in onda fra martedì prossimo. Martedì? I medici di martedì. C'è la diretta radio?
Martedì c'è la diretta miseria. Radio. Allora sì. Facciamo contemporaneamente diretta e commento. Ci vediamo la puntata e intanto la commentiamo in diretta. Questo è tipo già l'appas. Quando mi piace l'avrei rifatta. Tipo già l'appas, sì. Aspetta, questa però se, qua negli occhi gli vedo una luce diversa. Vabbè, sarebbe carino anche commentare. Allora, qua siamo ancora. Chi altro è arrivato? Chi altro c'è? Un futuro da doppiatore per Pezzulli Junior. Può essere. Oddio, sì, lo sai. C'è Corradino fatto... Conforti. Ciao Corrado. Grande Corrado. Sì, grande Sebastiano, Corrado. Mio figlio Sebastiano ha doppiato, ha fatto Guizzo in La ricerca di Dory. Che carino. Tartarughino. Carinissimo. Bene, e sì. Cominciano così, cominciano con Guizzo esplodono, e poi dopo diventano un piccolo cigliano. Allora, qua tocca una diretta, dice Carmelo con Francesco, Alberto Angrisano e Stefano De Sando. E abbiamo dei problemi di incompatibilità. Con Stefano no. Con Alberto, dai. È così, eh. Due napoletani nello stesso posto. Quindi tu, Francesco, doppi Madden nei Medici. Vedo che volete bene a Pedicini, certo che vogliamo bene. Sì, è un grande. Certo, no, quello è bravo. Noi siamo assolutamente. Io abbiamo parlato doppio, di amici. Non doppio Madden nei Medici, no, non lo faccio io, ho fatto la direzione. Lui ha fatto la direzione del doppiaggio, lui mi ha diretto. Perché sì. Ho partecipato anch'io. Diretto. Quando tu hai uno bravo, la distribuzione. Non rompere i coglioni questa storia, perché io ho sempre detto che direttore assistente. Assistente e fonico, ovviamente, perché altrimenti senza Vabbè, fonico è un lavoro, è un lavoro in team, è un lavoro di team, sì. Quindi insomma senza fonico e assistente non si può fare, ma il direttore però è quello che ha l'anima, quando ha hai redini. Quando hai uno bravo alle giro, insomma è tutto più facile, ma anche quando c'è uno bravo dietro è più facile. Domanda, quale film di DiCaprio è il tuo preferito o che hai doppiato con più piacere? Allora, il mio preferito è Romeo e Giulietta, sì. Che forse è stato il primo importante che ho fatto di DiCaprio. Ma ti sei fatto un discreto culo, eh? Io ho doppiato DiCaprio in Genitori in Blue Jeans con sì. Roberto del Giudice, Robertino, a modo anche per ricordarlo, e avevo 12 anni, 13, DiCaprio 12. Poi non l'ho più rifatto e l'ho rifatto in Romeo e Giulietta, facendo il provino e vincendolo. Un film molto bello, Baz Luhrmann particolare, quindi insomma ci sono molto legato. Quello che ho doppiato con più piacere, Il Lupo di Wall Street, perché comunque è un film divertente. Sì. È un personaggio che ho nelle mie corde, cioè fra tutti quelli che hai esplorato DiCaprio, sicuramente quello è quello che mi diverte. Poi di devo più. Dire, mi dicevi 2300 righe, quindi porca miseria come l'hai vissuto, sempre, come sì, l'hai vissuto dal primo all'ultimo sì, fiato, sì, sì. Veramente. Poi non puoi mollare mai quando si tratta di lui. Senti, io ti faccio la domanda che un po' tutti secondo me vogliono farti, ma che nessuno ti ha fatto. Ha sì. Vinto l'Oscar adesso. Non per il The lupo Revenant. Di, per, The Revenant e non per il lupo di Wall Street. Non rispondo neanche se per cosa gliela, no, per cosa gliel'avresti dato tu? Tu non solo l'hai visto, ma l'hai studiato. Io gliel'avrei dato per Buon Compleanno, Mr. Griffith era stato candidato come attore non protagonista. Gliel'avrei dato per Romeo e Giulietta, per Aviator. Aviator l'ho visto. Shutter Island. Che culo che si è fatto su Aviator. Shutter Island. Sì. No, ma ha fatto dei film straordinari. Anche per Il Lupo di Wall Street lo meritava. Non per Titanic. Non dice. Titanic pensa che il film che lui odia, lui l'ha dichiarato proprio, il film che ha rovinato la sua carriera. Infatti, dopo quello ha fatto una scelta insomma, diversa. Sia come registi, sì. Come. Ha sempre scelto film difficili. Ha fatto subito dopo The Beach con Boyle, comunque insomma sì. Veniva da Trainspotting. Poi ha lavorato con Spielberg per Prova a prendermi. Poi tutti i film con Scorsese ne ha fatti 5. Sì. Poi Christopher Nolan ha fatto Inception. Aveva lavorato con Celebrity, con Woody Allen. Insomma, lui ha lavorato con tutti l'ha grandi. Fatto veramente con tutti quanti. Non è l'ultimo arrivato, è uno che di gavetta ne ha fatta, ma che è anche esploso e poi è andato su bene. Quindi tu gliel'avresti dato per bene, ne avrei dato almeno 3-4. Per il prossimo sicuramente. L'ha il già prossimo, fatto? No, lo dobbiamo ancora fare, lo sta girando. Lui fa un serial killer americano con 23-24 personalità diverse. Bello. Quindi insomma sarà un lavorone, un'altra cosa bello, facile. Bellissima prova d'attore così. La provetta. Chissà che si inventa. La provetta d'attore. E questo che gli va dietro, capito? Quindi insomma, attenzione, perché è bel culo. Allora, Avatar, sì, ho doppiato anche Avatar, è sì, vero. Ha fatto anche Avatar, è anche vero. Anche Avatar, sì, facevo. Quel ragazzo l'ho conosciuto poi lui. Ma dai. L'ho incontrato in aeroporto. Ma così a culo? Sì, a culo. Stavo andando ad Alghero. Quello mi sembra quello. Lui dico, sì, ma tu sei. Non lo conosceva nessuno. Perché poi queste cose sono particolari. Cioè, stavo all'aeroporto così aspettando un aereo per andare in Sardegna, non lo conosceva nessuno, stava col cappelletto, io l'ho riconosciuto perché avevo fatto Avatar, quindi l'avevi visto bene, certo. Sapevo chi era, però insomma, stava là perso tra. Senti, una domanda che mi fanno sempre a me, chi hai incontrato delle persone che hai doppiato tu? DiCaprio l'ho incontrato. Poi ho incontrato un ragazzo molto simpatico francese che avevo fatto in un film che si chiamava non me lo ricordo. Era un film francese ambientato però a Cuba, tipo. Dove lui ballava salsa.
si chiamava Salsa. E lui bravissimo, simpatico, hanno fatto l'anteprima all'ambasciata francese, mi hanno invitato e lui ha detto: ma qua c'è il mio doppiatore italiano, me l'ha detto, lo voglio conoscere. Che figata. Ha detto, io parlo adesso, sì. Io muovo le labbra, tu parli. Ho fatto una scenetta, sono molto carino, molto simpatico. Vabbè, di Caprio ci ho parlato un paio di volte. Perché no? Sì. Ha conosciuti, li ha conosciuti. Qualcuno. Allora, ti piacerebbe essere Leo DiCaprio? Vabbè, questa però è una domanda tendenziosa. No. Non rispondere. No, a me non piacerebbe. Non ti piacerebbe. Allora, secondo me DiCaprio è una vita, non è facilissima. No, casino. Cioè lui non può uscire in nessuna parte del mondo senza essere assaltato. Cioè, beh, guarda, in Giappone, no. Se devi mettere sciarpe, i cappelli. Sì, forse. Lui penso che abbia un rapporto abbastanza difficile. Me lo raccontavano le ragazze del fan club di LeonardoDiCaprio.it, LeoDiCaprio.it, che lui comunque è sempre un po' schivo, diciamo. Sì, anche forse. All'anteprima che hanno fatto quest'anno a Roma alla Casa del Cinema. Perché comunque non è facile gestire. No, anche perché poi te si buttano anche addosso. È anche un problema anche di. Nel capito? Suo caso, poi, vabbè, quando lui ha fatto Titanic, le bambine erano impazzite. Cioè, lui ha preso una fascia trasversale, andava dai 15 anni ai 40, quindi insomma non era facile. È vero. Tra l'altro tu hai lavorato benissimo con Chiara in quel film, eravate veramente accoppiati in una maniera. Chiara Colizzi. Sì, con Chiara Colizzi. Vabbè, Chiara è un'amica. Eccezionale. Chiara è grandissima. Chiara, se ci stai guardando, no, ti salutiamo. No, lei fa cose importanti. No, beh, invece te fai non cazzate. Non c'ha tempo da perdere con noi, no. E invece lui fa cazzate. Senti un po', intanto che leggiamo qualche altra, c'è Fabrizio Mazzotta. Ciao Fabri. Grande Fabrizio. Quando vieni pure tu? Io con lui facevo in Inuyasha, lui era il direttore. Era lui Inuyasha, il direttore, sì. Vedi? Grande perché Fabrizio. Prima hanno chiesto degli insight su Inuyasha. Allora, intanto che noi ci leggiamo qualche altro vostro commento e ne spulciamo qualcuno, puntami canzone, un altro ditino. Allora aspetta, te lo punto, guarda, è bellissima questa qua. La trovi? Eccola. Sì, fatto. Bella, perché? Bella. Perché lui, allora, visto che c'è collegata Emanuele D'Amico, questo era un CD che io sentivo tantissimo quando stavo facendo uno spettacolo a Roma in teatro, che era Il Giardino di Ciliegi. Sì. E lui è Sergio Cammariere, la canzone è Vita d'artista, che è quello che facciamo. Sì, era appena infatti. Uscito l'album, era meraviglioso. E quindi, insomma, rappresenta un po' quello che noi facciamo abitualmente, cioè quello di cui noi viviamo. È ovviamente. Un po' l'anima nostra, la diciamo. La nostra anima, sì. Ovviamente romanzata, però si avvicina molto. E poi Sergio Cammariere è un artista jazzista che mi piace molto. Molto. E allora. Quindi, Emanuele D'Amico, questa goditela. Questa goditela e ti lascio l'annuncio. Allora, su Radio Cigliano, Sergio Cammariere, Vita d'artista. Grande Francesco. Continuate a condividere il video, mi raccomando. Vi siete collegati adesso e non sapete? Vedete Francesco Pezzulli e dite: ma che ci fa Francesco Pezzulli insieme a questo qua con gli occhiali? Mazza, allora, sei molto più bello tu. Ti devi spostare leggermente di qua, perché dovrai fare un po' il funambolo col microfono, perché ti impalla di ecco, brutto. Così. Bravo, mettitelo. Di tre quarti, sembra di Lilli Gruber. Bello, sì, mi piace. Allora, state guardando allora, fuori guarda. Onda di Dopo Cena Con è una trasmissione di Radio Cigliano. Io sono Radio Cigliano e invito Lilli Gruber che bello Lilli Gruber col vino e invito degli amici. A quel punto però c'è una magia, perché quando gli amici arrivano a casa mia, beh, mi piace metterli a loro agio e farli sentire bene. E per far sentire bene un amico, che cosa devi fare? Gli devi dare la possibilità di esprimersi. E quindi dentro il salotto di Radio Cigliano gli amici sono loro i padroni di casa, e in questo caso stasera c'è Francesco Pezzulli. Se vi piace la trasmissione, condividetela su il vostro Facebook. E adesso vado subito a farmi un po' una Fabrizio Mazzotta di intanto vostri. Ha accettato l'invito, ha detto che verrà in radio. Oh, fine. C'è anche Leonardo, ciao Leo. Grande Leo sposami. E certo che vieni, mo ci telefoniamo e ve voglio tutti, perché mi piace chiacchierare con tutti a me. Allora scusate, sto vedendo che sto saltando anche dei ma commenti. Su Facebook la sentono la musica? Ciao anche a Luigi che ci sta ascoltando. Allora, su Facebook sentono quello che tu senti in cuffia in questo momento. Fantastico. Esattamente quello che senti in cuffia quindi in questo momento. Bellissima. Sì, la sentono, la devono sentire bassa, perché però Facebook ci blocca se non mandiamo musica ma dai. Non sporca. Ah, ecco, questo è il problema. Quindi è un escamotage degli. Vabbè, però Zuckerberg ci blocca completamente. Questi sono per te, sono cuori per te. Che qualcuno sta buttando. Allora, ridda di cuori, iniziate. C'è un piccolo ritardo tra quando andiamo in. Sì, si sente tranquillo. Sì, si sente bene. E mandateci i cuori per Francesco, perché voglio farglieli vedere. Voglio fargli vedere quanti un mondo. Guarda come partono i cuori.
Ma che meraviglia. Partono i cuori per Francesco perché... mi hai fatto emozionare. Vedi? È bello. Volano cuori. Una frase... Ti piace doppiare un cino di Once Upon a Time? Sì, lui è figo. È figo, vero? Ammazza, lui è fighissimo. Anche se in questa serie sei un po' troppo addolcito per i miei gusti. Mi piace più quando faceva un cino. Quando era proprio cattivo. Quando era cattivo. Sì. Adesso questa te la faccio, preparatela. Vabbè, è semplice questa. No, perché so io Alberto. Anche... Stai una seta, Alberto. Alberto, stai una seta. Ma tu hai un pubblico importantissimo. Vabbè, no. Amici. Amici, ho capito. Allora, ti faccio questa domanda, ma mi rispondi in onda. Protagonista o antagonista? Pensaci, fra 10 secondi mi rispondi in onda. Torniamo in diretta, continuate a seguirci. Se volete ascoltare le selezioni, le canzoni di Francesco, le sentite spulite, senza i fuori onda, su Spreaker, sulla radio di Spreaker. Ma qui ci si diverte di più, secondo me. Nei fuori onda ci si diverte di più. Torniamo in diretta anche sulla radio. No, no, lui canta fino alla fine. Lo odio. Aspetta, non siamo ancora in diretta in radio perché canta fino alla fine. E quindi devo prendere bene il tempo perché altrimenti mi frega. Eccolo. Sergio Camariere, Vita d'artista in diretta su Radio Cigliano, selezione di Francesco Pezzulli. E diamo il benvenuto anche a Paolo Vivio che si è appena connesso. Paolo, ma tu sei giovane, dovresti stare in giro a goderti la vita, invece stai qua a vedere me. Secondo adesso. Me sta a letto, capito? Perché ecco. Stanco morto. Perché magari non da solo. Vabbè, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Nel fuori onda mi sono preparato, mi sono anticipato una domanda a Francesco di cui secondo me conosco la risposta, ma te la faccio perché... è classica. Nel doppiaggio, ovviamente, sì. Protagonista o antagonista? Spieghiamo. Il protagonista è Romeo, l'antagonista è Iago. A me piacerebbe più Mercuzio. Però, Mercuzio, sai. Sì, più che un Tebaldo, che sì, è diciamo, un Tebaldo. A me piacerebbe più un istrione, un personaggio comunque che abbia un carattere. Sì, no, dopo un po' il protagonista diventa anche un po' Melenzo. Vero? Sì, sono tutti uguali. Tutti uguali. Lo stereotipo del belloccio. Mentre io pure mi diverto da morire. Positivo. Se no un eroe anche scorretto. Sì. Questa è carina, questa mi piace. L'eroe scorretto mi piace molto. Sì, politicamente scorretto. Io ricordo un film che si chiamava Vivere e morire a Los Angeles, che era un film degli anni Ottanta, nel quale il protagonista assoluto del film, adesso immagina uno che fino a tre quarti del film c'è solo lui, è inquadrato solo lui, i primi piani c'era solo lui, e a un certo punto muore. A tre quarti del film e gli altri continuano il film. Lui non c'è più. Ma dai. Questa è una trovata geniale, secondo me, veramente. Sono rimasto senza parole. Beh, adesso non lo so, perché era un film degli anni Ottanta. Sai quando rivedi film vecchi che ti hanno lasciato qualcosa, ti hanno lasciato dentro, eccetera, eccetera, rivedi e dici ammazza che cagata, perché poi ne hai visti così tanti. Beh, dopo. A distanza di tempo può succedere. Eppure io prendo sempre in giro bonevolmente un amico che è Mauro Gravina, perché io ho fatto tutti i film anni Ottanta, quelli che mi divertivano tutti. All'epoca, ho fatto Cocktail. Sì. Cioè dei film che magari vedi adesso ti fanno anche un fuori po' fuori orario, te lo ricordi? Ma fuori orario. Aveva fatto quell'altro dove ballavano, dai, come si chiamava? Quello che ballavano. Bellissimo. Qual era? Footloose. Ah, Footloose, certo, sì, Footloose. Allora, li ha fatti tutti, lui diciamo io quando vedo quei film adesso fanno tenerezza, però infatti ogni volta che vedo Mario mi fai complimenti. Però quanto per l'abbiamo visto? Per c'erano 30 anni fa, eri bravo. Vabbè, figura da me, mi fanno i complimenti perché hanno il guerriero. Senta, se c'è un film che continua a vedere all'infinito è Top Gun. Ancora Top Gun, piace, sì, è bello, sì, è bello. Certo, Tom Cruise era figo. Beh, piace invece adesso, fa le stesse cose. L'ho incontrato Tom Cruise dal vivo, l'anteprima di Vanilla Sky. Sì. Mi sono messo vicino perché tutti dicevano Tom Cruise è basso, no? Dico, vediamo quanto è basso Tom Cruise, messo vicino, lui si gira e prima cosa era alto come me, quindi basso. Non è così basso. Ma no, normale. Cioè non è uno stango del 1,85. Siccome in America sono tutti giganti, certo. Lui che sono 1,75, insomma, sembra risulta un po' più piccolo. Però poi ha sorriso e ho sentito come una luce, cioè sti denti bianchi perfetti, st'occhio che ti scrutava, cioè hanno comunque qualcosa in più, cioè, sì. Hanno un allure, un fascino particolare. Sì. Mi è successo la stessa cosa quando ho incontrato all'anteprima di Gangs of New York Daniel Day-Lewis, che è un cristo di 1,90 m, e però quando ti guarda incute timore. Sì, sì, c'hanno qualcosa di diverso. C'hanno un'aura che li circonda. Bravo. che non magica. È un fascino solo perché è attore, proprio sì. Hanno loro un qualcosa loro di diverso. D'altronde se sono riusciti a sfondare in un posto dove 52 stati, capito? E poi forse anche uno vale l'altro, quindi devi essere di più dell'altro, perché sì. Altrimenti c'è l'altro pronto, capito? Se sono riusciti ad arrivare dove sono arrivati, qualcosa hanno. Poi è rimasto solo Tom Cruise che non ha preso l'Oscar. Non ha preso l'Oscar? Mi sembra proprio di no.
Dobbiamo chiederlo agli ascoltatori. Chiediamolo agli ascoltatori. Mi sembra proprio di no, eh. Mi sembra di no. C'è anche Stefano. Ciao Stefano, Marco, Andrea è tornato. E c'è Leonardo. Leonardo, poi torni tu, eh. Che è già venuto, Leonardo. È venuto. Prima di me. Sì, prima Leonardo. Di te. Porca miseria. Prossima volta vengo con Leonardo, Adesso, ma se venite insieme facciamo vabbè, una cacciata di quelle pazzesche, veramente. Sì, sì. Mettiamoci d'accordo. Perché poi uno, prima inizialmente è un po' titubante, poi quando viene non vuole più andare via. Vero? E non vedo l'ora di tornare. No, è figo, è figo. È figata, è figo. Perché veramente è una chiacchiera tra amici. Noi potremmo essere qua con una birra, con una cosa, no? A allora, chiacchierare di queste cose. Ecco, la birra c'è. Vino, birra, quello che volete, c'è il vino, vai col vino, c'è il da bere e poi stiamo qua. Ci sono degli amici, io ho sempre fatto la metafora. Poverino, è arrivato anche lui, poverino. Poverino. Ciao, poverino. Ciao, io faccio sempre la metafora di una casa aperta, no? Ci sono degli amici che entrano, escono, tu stai là fisso e ci sono delle persone che entrano, escono, vengono, ti dicono una cosa, stanno con te 5 minuti, poi vanno fuori, poi ritornano, fumano una sigaretta, poi ritornano. Ma infatti secondo me il giovedì sera qua sotto ci sarà la fila poi, tutti che citofonano, che si alternano. Vuoi salire? Si può? C'è Gigi, c'è Gigi, bravo, esattamente. Ciao Stefanino, sei grande. Grandi. Tu e anche tuo fratello Alessandro che abbiamo avuto, Stefano Sperduti, salutiamolo. Ciao. Perché ciao, nei medici c'è il fratello che recita, un attore straordinario. Bravo attore e bravo come doppiatore. Si è autodoppiato. Sì, straordinario. Uno dei pochi casi di grandissima soddisfazione. Bene, bene. E questo non è uno a livello dei professionisti. Questo non è uno che te la fa passare, eh? No. Questo non è uno che te la fa passare. Chapeau. Anche per il modo in cui approcciava al lavoro. Siete in diretta su Radio Cigliano. Non l'ha preso né Tom Cruise né Brad Pitt l'Oscar. A Brad Pitt io lo darei per la bellezza. Vabbè, io oggi ho fatto un film, quello con Brad Pitt, che si chiama Allied. Lo puoi dire? Allied. Lo puoi non dire? Faccio Brad Pitt. Ma hai firmato Liberatore? Oddio, firmato, può essere. Hai firmato non qualcosa? Ero io. Attenzione. No, però nel senso, posso dire questa cosa, ho visto Brad Pitt, sì, è sempre c'era figo. Brad Pitt. È sempre figo. Vabbè, cioè ruba proprio la scena quando ci c'è mettono lui. Anche un po' d'impegno, eh. Quanti, è tornato single. Lo so, sì, vabbè, ma questo non ce ne frega niente a noi. Semmai ci può fregare della compagna. La linea aerea che ha scritto. Sì, bellissimo. Bellissimo. Volo per Los Angeles. 139 euro perché Brad Pitt è tornato single. Geniale. E noi non possiamo raccontare tante cose delle cose che stiamo facendo adesso perché siamo vincolati da un segreto professionale. Sì. Però insomma. Molte di queste cose si pensa sanno. Che se tu dici questa cosa ti chiudono Radio Cigliano. Allora non, è la vero, posso dire perché, non la posso dire perché questa è proprio vero. Passione. Io Radio non faccio Cigliano, il doppiatore. Io lavoro alle poste. Ah, ecco, sì, quindi ogni tanto mi diletto a fare questa cosa. Cigliano è un altro che mi somiglia, ma fa il doppiatore. No. Poi senti che voce de merda che ho, quello è bravo. Eppure a me sta voce. Ti sembra, Ti ricorda qualcosa? Ti sì, evoca? Mi ricorda Cumberbatch. Ogni tanto. Il non quinto sempre. Potere. Non sempre. Però. Quello era un altro film da farsi però. Un bel bucio, sì. Quello sì, era sì, un altro sì, film sì. Da farsi un bel bucio. E tu eri l'altro che. Daniel Brühl, ragazzi. Daniel Brühl, sì. Bravo, bravo. Esattamente. Bel film, quello me lo sono visto. E devo dire che siamo stati bravi. Siamo stati bravi nonostante la difficoltà del film. Vedi, qua arrivano i complimenti per il doppiaggio di The Shield, lo fai tu? The Shield sì, era una cosa di anni fa ed era una cosa molto complicata con le parolacce, con questi poliziotti. Ecco, i poliziotti che però sono corrotti e che quindi spacciano, ammazzano, rubano soldi. Però essendo della polizia, quindi devo coprirsi le spalle, coprire un casino. The Shield serie. Questo. The Shield, una bella serie che abbiamo fatto, ormai sarà finita da 6-7 anni, credo. Ah, io ho fatto un The Shield omonimo di recente, invece. Un film? No, è una serie. Una serie. Però è una cosa che ha a che fare con Marvel, credo. Ah, con la Marvel. Ah, sì, ma Agents of Shield. Ah, bravo, eccolo. Agents of Shield, sì. Io ho fatto quell'altra, Agent Carter. Agent Carter, collegate. Sono collegate, sì, sono collegate a Marvel. Sono fatti in questa maniera. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Francesco Pezzulli che è qui con noi e stiamo cazzeggiando allegramente alle 21.58 e se state ascoltando e guardate l'orologio e dite guarda sono le 21.58 cioè, vuol dire che siete che in diretta, hai capito? Se invece non sono le 21.58 state ascoltando il podcast e quindi vi siete persi la diretta, ma la diretta la potete ritrovare sulla pagina Facebook di Radio Cigliano, cercatela e mettete mi piace così avete tutte le notifiche dei video in diretta che facciamo 3 volte a settimana, un bel impegno quindi...
godetevene. E anche sulla pagina Facebook, che adesso vado a farvi vedere, scusate, sulla pagina YouTube, nuovissima pagina di YouTube, o YouTube di Alessio Cigliano, o YouTube. Quello che è, facciamo due versioni YouTube, sì, ne facciamo due e poi scegliamo qual è quella giusta, perché succede anche questo. E se poi volete sentire le canzoni senza noi che sporchiamo sopra, dovete andare su Spreaker. Se andate su Spreaker o andate nella pagina di Radio Cigliano e cliccate non sulla diretta video ma sulla diretta audio, sentite la radio, che come è normale, che quando c'è il disco noi stiamo zitti. Ah, ecco. Hai capito? E non c'è un numero per la donazione, i soldi? No, no, però ho un WhatsApp. Ecco. E allora segnatevi questo WhatsApp, perché tra 328-7948-796. Bravo, sei preparatissimo. Hai visto? Scorre anche sul serpentone. Perché è importante questo WhatsApp? È il WhatsApp di Radio Cigliano. Se voi ve lo memorizzate tra i vostri numeri di telefono e andate poi su WhatsApp, trovate Radio Cigliano. E che ci faccio io col WhatsApp della radio? Tra poco noi produrremo il selfie di giornata, che vi sarà inviato in esclusiva se ci mandate che un meraviglia. WhatsApp a questo numero. Selfie vestito, sì, selfie vestito, però con cuffia. Con cuffia, selfie. E con pisellone qua di microfono in mezzo, quindi se volete avere il selfie di giornata iniziate a prenotarvi mandando un WhatsApp con il vostro nome, perché noi non vediamo ovviamente, già c'è qualche richiesta. Eccoci qua, chi è? Che c'è? Oddio. Qualcuno ci ha detto che siamo grandi su WhatsApp, però ci devi dire chi sei, perché non c'ho il nome, e quindi dici chi sei. Non voglio dire il tuo numero di telefono in diretta. Però ovviamente ricordiamo il WhatsApp, perché lo vediamo in seconda impressione. Prego. 328-7948-796. Lo vedete sempre. Oppure che scorre. Oppure dona 2 euro al numero. Se mandate un WhatsApp vi tolgono 2 euro dal e me li mettono in Radio Cigliano. Non è vero, dai. Non è assolutamente vero. Però è vero che dovete condividere questo video, e voglio ringraziare intanto che Francesco se beve un attimo, perché stiamo a parlare, vedi, è dura, è assurda, no, è infinita. Così non è faticoso, così non è faticoso, no, è vero, sì, perché piacevole. È cazzaro, esatto, perché è libero. Bravo, è libero. Fatemi andare sulla pagina di Radio Cigliano, dovete mettere mi piace se volete, e non ci riesco perché chissà, eccola qua. Vediamo se qualcuno scrive anche a me. Guarda se qualcuno scrive anche a te, e vediamo intanto chi ha condiviso, e ringraziamo Immantinente. Monica ha condiviso 30 volte, grazie Monica. Roberto anche ha condiviso tante volte, anche Roberto, beh, grazie delle multiple condivisioni. Star Trek Fans Italia, il fan club di Star Trek. Tu in Star Trek mai partecipato? Nessuno, niente? Niente. Questo è come io in 007, non sono riuscito mai a farci io niente. Ho sai questa, te lo racconto questa aneddoto. Io ho chiesto una cortesia a Sandro Acerbo, che era il direttore di 007, ho detto, siccome il mio sogno è partecipare a un film, fammi dire una battuta. Lo sai che io e lui mi ha detto, sei troppo riconoscibile. Sì, è vero, ci ho avuto la voglia anch'io di farglielo e mi sono vergognato. Quindi che è successo? Che poi a un certo punto è arrivata la versione definitiva del film, il final, e c'era una voce radio aggiunta effettata, quindi sono andato apposta. Che figata. Mi ha chiamato, dice, corri di corsa, è il tuo momento. Esatto. Quindi sono andato là e ho detto, squadra alfa, c'è stata allarme. Figata. Però poi missato, al cinema non si sente niente. Vabbè, però intanto però io l'ho sei. Detto, io c'ero. Però hai c'ero, filmato. C'ero, l'ho fatto. Grazie a Pamela, grazie a Andrea, grazie a Matteo, vi ho ringraziato tutti quanti, continuate a condividere il video. Sì, perché poi succedono queste cose, no? Io in Star Wars e in però facendo Star Trek immagino che forse potrebbe essere un po' incompatibile. Qualcosa con Star hai fatto? Qualcosa no, con Star non credo fatto. Che sia per quello. Non lo sai, so, non però in Star Wars per esempio non ho mai fatto niente, e né in 007, e devo dire che 007 mi divertirebbe. Ti attizza. Perché non ne ho perso uno. Quelli prima sono i hanno film... scritto quale attore ti avresti, un film che avresti voluto interpretare volentieri da attore. 007 tutti. Tutta la vita. Tutti tutta quanti, la vita. Tutta no, la vabbè. Vita. No vabbè, non c'è Guerre Stellari che no, tenga. Non c'è Guerre Stellari che tenga. Infatti adesso c'è Francesco Prando, Andrea che Lavagnino che molto. Ha doppiato 007. C'ero, sei stato bravissimo. Squadra alfa, cessato allarme. Senti, vabbè, detto bene. Adesso però ci vado anch'io da Sandro Acerbo. Grazie Andrea, ci vado anch'io, gli faccio una telefonata. Il prossimo 07 ricordati di me. Sì, eh. Sempre in diretta su Radio Cigliano. Allora, andiamo di musica. Di musica, allora guarda, visto che prima ne abbiamo parlato, questo è collegato con Romeo e Giulietta. Questo? Sì, questo yes. qua. Questo qua. Ah, è vero. Bellissima, è vero. Colonna sonora, e quando Baz Luhrmann stava cercando la colonna sonora del film, questa cantante propose questo pezzo e rimasero tutti a bocca aperta e calò il silenzio sulla scena. Grande. Lei è Desiree e la canzone è I'm Kissing You. I'm Kissing You. Ti sì. bacio. Sì, ed è quando lui sta dietro l'acquario, vede sì. lei per la prima volta e dice... Il mio cuore aveva mai amato. Occhi, rinnegatelo, perché non ho mai conosciuto la vera bellezza fino ad ora. Le sa a memoria. Più o meno una cosa del genere. Le sa a memoria. Vabbè, questa era bella. Dai, bravo, bravo. Bella. E io non ci riesco a fare così. E questa era bella. È bellissima. Desiree, I'm Kissing You, in diretta insieme a Francesco Pezzulli su Radio Cigliano. Grande. Lui
che fa tanto lo scordarello. Però Carmelo, lui se le ricorda, dice, le battute. Sì, è qualcosa, sì. Perché tanto poi te li chiedono. Sì, Carmelo, io ti saluto. Dice, per quanto riguarda Cumberbatch, cosa ne pensi di Sherlock? Sherlock è la serie più bella che abbiano mai girato. Ecco. È meravigliosa. Lì non e ho Cumberbatch, partecipato, sì. Cumberbatch è un attore straordinario, sì, straordinario, un attore inglese, sì. Fantastico. È bravo. Ti salutiamo, con grande affetto. Ciao Alessandro, ciao Alessandro, grazie di essere con noi. E anche Angela. Qualcuno ci scappa stasera perché siete veramente tanti, ragazzi. Siete così tanti che non riusciamo a starvi dietro. È pazzesco. Siete veramente tantissimi. Bello questo pezzo, piango. Lo so, l'hai fatta piangere. Io intanto ti lascio per un attimo da solo con i nostri amici. Perfetto, grazie. Quindi vai avanti tu, che mi voglio prendere una roba da bere. Va bene, allora guarda, ti racconto un aneddoto delle battute. Dice, ti ricordi i pezzi dei film? C'è un nostro collega, raccontiamolo, si chiama Francesco Pannofino, che mi fa sempre molto ridere. Ogni volta dicono, mi fai quel pezzo di Denzel Washington? E lui fa sempre la stessa battuta, che è, siediti lì, mettiti lì, leggi il giornale. Morgan, eh? Che è una frase inventata da lui. Dice, ti pare che non c'è un Morgan nel film? Non c'è uno che avrebbe uno che l'ha fatto una volta che legge il giornale. E quindi dice, mi fai un pezzo di George Clooney? Certo, siediti lì, mettiti lì, leggi il giornale. Morgan, eh? Grande Francesco. Grande Pannofino. Grande Francesco, veramente. Al di là del bene e del male. È da sempre, perché no? Tra l'altro l'ho visto anche recitare in... Oh, state mandando i selfie, state mandando. Senti, c'è qualcuno che ti conosce bene perché sa che mi stai per propinare la cedrata. Sì. C'è qualcuno che ti conosce bene, io non conosco. Se tu vuoi, infatti non ti ho chiesto perché tu vedo che vai a vino, ma se vuoi c'è la cedrata, vuoi assaggiare? Ma sì, dai. Dai, te la vado a prendere. La mischiamo. Anche perché... Beh, nel vino no, però bevi la secca perché... Certo, anche perché a Radio Cigliano chi non beve cedrata Tassoni, peste lo colga. Certo, parlare su questa canzione siamo veramente cattivi, la stiamo rovinando questa. Però non possiamo perché mi hai detto che Facebook, altrimenti... Allora, ricordiamo il numero di WhatsApp, 328-7948-796. Sorprendeteci con un messaggio, dai. Sì, e se volete, dirlo, possono anche mandarci un loro selfie all'interno del... Ci mandano un selfie? Mandateci un selfie. Ma sì, può essere una bella sfida. Però non vale, loro sono avvantaggiati perché ci vedono in continuazione. Vero? Sì. Soprattutto ci sentono in continuazione. Fantastico, cedrata, via. La cedrata Tassoni. Vabbè, se mi vedete svenire qua vuol dire che... Secondo me tu adesso te la vai, no, a comprare. Dove la vendono questa? Questa la vendono al supermercato, guarda. Questa è una cosa da ricchi. Questa è una cosa... Tipo da Italy la vedranno. Sì, ma hanno detto che a Filadelfia queste sono bottiglie da 180, quindi non come questa che è da 3,30 la Coca-Cola, quindi piccolissime. 6 di queste costano $28. Ah sì? $28. Esportiamo la cedrata in America. E l'hanno già fatto, già ci hanno pensato. Adesso tu dimmi... E l'ho convertito! Cedrata! L'ho convertito alla Tassoni, incredibile! Il signor Tassoni mi deve fare un monumento a me, secondo me. Fabrizio Mazzotta, buona la cedrata! vabbè. Giacomo, ci stai chiedendo se possiamo rilasciarti un'intervista per la tua pagina Facebook dedicata al doppiaggio. Per me non c'è problema, ci mettiamo d'accordo. Se te la fa già lui, io che ci faccio? Ma no, magari la facciamo insieme. Vabbè, la facciamo non insieme. Non ci sono problemi. Okay, ciao Giacomo. Allora ragazzi, tra poco vi mandiamo il selfie di giornata, ma lo dobbiamo ancora produrre. Questo l'ho messo a caricare perché sono arrivato a casa che stava, no, allo 0%, al sotto traccia. Comunque ragazzi, qua sembra veramente altro che Star Trek. Cioè stai in cabina di comandi, cioè di iPad, cellulari, computer, schermi. Devo dire che ogni tanto mi perdo, eh. Sì? Infatti ho perso la canzone di Pino Daniele. Succede anche a te. Niente, l'ho Oddio, perso. Che mi hai riaperto una ferita. No, questa è una ferita, io che sono la ferita. Vabbè, dai. Poi ce la fai tu, perché porca miseria, sono... C'è pure il pianoforte. La metterei qui con al microfono. Voi non con... lo sapete, ma a Radio Cigliano c'è tutto, c'è il pianoforte, c'è una ciclette, c'è l'ellittica, c'è tutto. Vabbè, quella sta la per bellezza, va sicuro, eh. Buona la cedrata. Torniamo in diretta anche sulla radio. Restate con noi e condividete sulla vostra pagina Facebook, mi raccomando. Che pezzo meraviglioso e che bella scena che mi hai ricordato. L'hai apprezzato? Quindi? L'ho apprezzato veramente, sì. Bello. Dopo abbasso il livello allora con le dediche. Perché? No, scherzo, anche le altre sono belle. Porca miseria. Anche le altre sono belle. C'è dei pezzi eccezionali, veramente. Quindi questa era collegata con il lavoro. Sì. E infatti non ci siamo detti il perché. Non sì, ci questa siamo era detti collegata perché. Con un film, beh, Romeo e Giulietta, film 1996. C'era ancora Tonino a colla. Eh sì. Dirigeva Tonino. C'è stato per tanto tempo, sì. Sì. C'è stato per tanto tempo. A cui ciao molto Tonino. Molto legato. Veramente. Sì, sì, sì. Hai fatto tante cose con Tonino tu. Beh sì, di Caprio più belli li ho fatti con lui. Sì. Fino al Titanic, fatti tutti con lui. Mm. Beh, ma Tonino era genio di regolatezza. Mm. Alcune lezioni a livello proprio professionale
ancora le uso. Le usi ancora? Sì, eh? Sì, 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 sì. Beh, sai, è inutile poi prenderci in giro. Quando dicono, ah, il doppiaggio è cambiato tanto. Sì, è cambiato tanto. Sono cambiate anche le persone che lo fanno. Cioè, prima lo facevano magari con tanti limiti, però con erano istrioni, erano artisti a tutto tondo. Sì, è vero. Cioè, io ci sono delle cose di Renato Izzo che ancora uso, cioè, come no? Quando dice chiudi la battuta con il dito. Sì. C'è una cosa tecnica che noi sì. facciamo, aiutati con il dito. Ed è vero, lo faccio ancora. Non lo potete capire, ma noi lo capiamo che cosa significa. È una cosa di sono tante cose. Sì, respira con lui. Sì. Respira con lui. Ferruccio Amendola, non mollare mai. Fai finta che anche questo fiato, questo braccio abbia un fiato e questa gabbia abbia un fiato. È vero. Io ho fatto, penso, un film con Ferruccio, è stato l'ultimo prima che lui scomparisse, che era Man of Honor, l'onore bello, degli uomini, sì. Che hanno rifatto qualche giorno fa su su Sky, che era il primo palombaro di colore. Lui faceva con Bagudin Junior e lui faceva Robert De Niro. E io quando stavo a Leggio, in colonna separata, lui stava dietro e mi diceva le cose. E mi diceva Francesco, non mollare mai il personaggio, Francesco. Io mi sentivo Rocky, Rambo, vero? De Niro, Hoffman, cioè dietro c'avevo il mondo. Perché poi erano vent'anni fa. Il direttore di doppiaggio sta dietro nel cosiddetto acquario, no? Esatto. Sta nella regia, c'è un vetro e noi siamo spalle al direttore di doppiaggio perché siamo fronte con lo schermo. E molte volte la concentrazione che abbiamo nel portare, che sembriamo maleducati, perché siamo di spalle, noi siamo di spalle, ma non ci giriamo, perché nel frattempo, mentre il direttore ci dice, noi abbiamo sott'occhio il copione, stiamo guardando il copione, stiamo leggendo le battute e stai cercando di memorizzare il punto dove... esatto dove fare la cosa, stai segnando, vero, il copione, vero. Stai portando delle quindi cose, quindi non è maleducazione, non è maleducazione, scusa, non ci giriamo mai, le nostre spalle che sì. diamo, sembra male. Se uno, se uno entra in regia e vede una cosa dice ammazza che cafone questo però doppiatore. Al buio sentire quelle voci, insomma, porca miseria. Erano tante cose, insomma, porca emozionava miseria. Tanto, mi ricordo veramente tanto. Cesare Barbetti, insomma, vabbè, tutti, sì. tutti quelli che ci hanno. Sempre tornando al Titanic, l'avete sì. fatto insieme? Sì, quello sì. Quello sì, eh. L'abbiamo fatto insieme. Pensa, mi ricordo che Chiara, deliziosa, era incinta. No, poverina. Di sì. un bambino che poverina. Adesso ha 18 anni e si chiama sì. Giacomo, come Jack Dawson. Brava, era incinta, sì. Ogni urlo avevamo paura che potesse partorire, tutti di corsa e facevamo la spola fino all'ospedale. No, invece è andato benissimo, sarà bravissimo. Bene, sì. Beh, siete stati bravissimi veramente tutti su quel film. E molte volte... ti è mai capitato mentre... questa è una cazzata, eh? È una cazzata assoluta. Perché le altre erano serie. Tutte, ma questa è ancora di più. Ti è mai capitato di doppiare un film, sì. di sapere che va in una maniera e durante il doppiaggio sperare che cambi? Nel senso. Ah sì, certo. Capito? Un personaggio che speri che non muoia. Sì, perché ti piace tanto, perché lo sai che morirà alla fine. Beh, questa sì, mi è capitato. Come la famosa cosa, Gesù di Nazareth, non mi ricordo chi doppiava Gesù, che disse, ma alla fine come va a finire? Muore? Esatto. Capito? Le domande così. No, però, sì, mi è capitato. Mi è capitato. Capitato? Anche sì. a me è capitato ogni tanto di voler riaddrizzare il personaggio. Perché t'affezioni comunque. Sì, è vero. Noi viviamo un senso di immedesimazione, ma io anche quando faccio i personaggi cattivi, a un certo punto entro nel ruolo e quasi lo giustifico, non so come sì, dire. Sì, sì, cioè, sì. per esempio, una volta mi hanno detto, mi hanno fatto un'intervista su DiCaprio, su un film dove secondo me meritava un Oscar come miglior attore non protagonista, che era quello di Tarantino, come si chiamava? Django Unchained. Bravo, bravissimo. Bravo. Adesso si è preparato su Django, lui fa il cattivissimo, fa lo schiavista. Mi hanno detto, ah, hai dovuto doppiare questo personaggio negativo. Però dentro di me non lo facevo negativo. Nel senso, lui era figlio dei propri tempi. Era nato, viveva in Texas. Che doveva fare? C'erano nel 1700, certo. C'erano gli schiavi, lui aveva le piantagioni. Visto oggi è cattivissimo, all'epoca era normale. Era esatto, un personaggio del suo tempo, sì, capito? Certo. In quel senso era anche quasi divertente. Poi ha un excursus ovviamente molto violento. Però in realtà non è che l'ho impostato come un personaggio negativo tout court, in senso stretto. Cioè io lo vedevo come un personaggio normale. E invece un film che si è arrivato a metà e hai detto basta, mi sono rotto, questo non lo voglio più fare. Ma non era collegato, non era no. collegato con il film. Con il film era collegato con quello già dopo un paio di turni, collegato a qualche direzione. A volte dopo mezz'ora. Allora, mi succede questa cosa che a volte io rifiuto dei lavori con delle persone perché anche nel nostro ambiente esistono delle alchimie, no? Sì. Persone con cui ti trovi meglio e altre con cui non scatta il feeling. E con gli anni a volte tendi a evitare determinate sì. persone, non tanto le lavorazioni, proprio le persone. Sì. A distanza di anni succede che magari poi tu riaccetti un film, un ruolo, un turno con quella persona che tu erano anni che avevi perché evitato. Perché ti sei scordato. Perché ti sei scordato. Poi quando ricominci dici ecco perché, vedi, ti torna tutto a mente. C'era un motivo. C'era un motivo. C'erano 10 anni che non ci lavoravo. Questo succede un po' a tutti quanti i campi, ma noi che abbiamo la possibilità di dire no guarda sto film non me ne frega scusami, niente. Scusami, c'è il più grande fare. Attore e regista italiano ancora in vita, possiamo dirlo. Ciao Patrizio. Evviva Patrizio, grande.
Sei qui. E vabbè, stiamo, lo so, stiamo facendo un salottino qua, nella nostra trasmissione. Infatti Matteo ci scrive, vedi, Django finisce per me quando spariscono i personaggi di Waltz e di Caprio. Concordo, perché poi dopo cominciano una serie di sparatorie con... Beh. Secondo me è superfluo. Leviamo mezz'ora al film. Bravo, sì. Bravo si Matteo. Poteva si poteva fare. Andiamo al cinema insieme. E allora, oltre al fratello, al mio fratello che c'è, si è collegato in questo momento, voglio salutare anche Matteo, Sara, mi sembra che non abbiamo salutati, e Marco che sta lì, che si sono collegati e ci stanno ascoltando. Condividete sulla vostra pagina Facebook questo video. Ripeto, per chi si è collegato adesso, perché poi non pretendiamo che stiate qua collegati per tutto il tempo. Come forse no? Sì, vero? Dalle 9. Puntualissimi tutti i giovedì. Io da giovedì prossimo non posso più fare nemmeno. Non potrei fare altro. Diventerei un po' più tecnologico dopo questa, ci provo. Dopo questa mi cosa. Devo fare un alias, un fake su Facebook. Non lo dire perché poi te sgamano. Mi spieghi come si fa? Non lo so, io ho il profilo personale, quindi non lo so. Però insomma si può fare, però poi te sgamano, attenzione. Vabbè, ok. Anche Francesca, ciao Francesca. E allora, condividete sulla vostra pagina Facebook, è la maniera migliore per riuscire a diventare social e a spread the voice, come si dice in americano. Sto guardando le canzoni, non è che tu è saltato qualcosa? Secondo me è saltato qualcosa. Oh, 8. No, sono 8. Una l'ho saltata perché non ce l'ho. Perché non ce l'hai. la prima poi. Ma t'ho fatto pure l'intro, vedi che ho marcato l'intro. Senti, mettiamo questa che è bellissima, dai. Mettiamo questa che è bellissima. Allora, c'è un paio di cose nella vita che bisogna saper fare. Leonardo prima me l'ha scritta. Leonardo mi ha scritto, dice, devi saper suonare uno strumento, parlare una lingua straniera. Aggiungerei una terza cosa, devi saper ballare il tango. Ah, tu sei un tanghero, eh? Io ho ballato tango argentino, adesso è tanto che non pratico più, però sono andato allo Yaz, feci lezioni e quindi insomma il tango per me ha un valore particolare. Culaccio? Culaccio, no? Neanche più di tanto, però è bello. Bello. Gardel diceva, il tango è una storia d'amore di 3 minuti. È molto passionale. Sì, focoso. Poi io sono andato in vacanza in Argentina con Simone Mori, tra le altre cose, per quando ho fatto un viaggio per andare al Polo Sud. Sono passato dall'Argentina. Ma sei andato musica... al Polo Sud? Sì, sono andato al Polo Sud con la rompighiaccio russa. Questa me la racconti dopo il pezzo. Va questa bene. La tiriamo per il pezzo, perché non la sapevo, la voglio sapere. Allora, questo è un gruppo, Gotin Projet. Bellissimo. Gruppo francese, che fa il tango moderno, ovviamente. E questo è... lo lancio perché c'ha 34 secondi di intro. Quindi ha voglia a parlare. E creiamo spazio comunque. È bellissima, sì. Tra l'altro loro li scopersi, se si può usare un passato remoto, all'inizio degli anni 2000, quando iniziavano a vedersi gli slideshow, un loro pezzo, che adesso non mi ricordo, ma è il titolo, la prima di questo LP, che veniva usato come base per uno slideshow sulle foto di Buenos Aires. Ecco. E mi sono innamorato di questo gruppo. Sono bravi. Bravissimi. Prego. Quindi questo è Gotin Projet con Queremo Spas. In diretta su Radio Cigliano e in diretta su Facebook. Continuate a seguirci, mi raccomando. E usciti dalla diretta siamo su Facebook. Siamo su Facebook. Dai, non finisce mai. Ho preso gusto. Comincio a orientarmi. Allora, devo dire... Si fuma, si beve, è bellissima. È politicamente scorretta questa. Politicamente radio. Assolutamente scorretta. Via. A quest'ora sono dalla le... Dalla cedrata mi passo a 10 e un quarto. Beh sì, vabbè, certo. Sono le 10 e un quarto, quindi i bambini dovrebbero essere più o meno a letto e quindi noi possiamo essere anche un po' più scorretti. Charlie! Grande Charles! Stiamo sul divano con Pezzulli e Cigliano. Se poi avete una roba scusa, siete più di uno. Sì, tutti gli ascoltatori, tutti i visualizzatori anche. Io do sempre un'idea che non so se tu la capisci perché è un po' tecnologica. Tu ce l'hai l'Apple TV? Oddio mio, ma che è sta cosa? Vabbè. È una cosa che tu, quello che c'hai nel telefonino, fai così, tac, e ti appare nel televisore grosso di casa. Costa molto? No, costa un cazzo. Costa un piottello. Guarda, tu c'è pure l'Apple Watch. Questo è stato un regalo, però. Tu sei Apple Watch, io sono Apple TV. Però PC. Ce l'hai la Apple Car? No, quella non esiste. No, non esiste. Me la comprerò. Allora, se avete l'Apple TV, c'è un nostro ascoltatore, certo, però, che scusa, l'ha fatto. Scegliano con la Bic. Cioè, io dovresti far avere... Io ho iniziato ad andare al turno con la Parker. Ah, ecco. E siccome io ne perdo una a turno, dopo aver speso 200.000 euro di Parker, ho deciso che se devo perdere la penna, perdo le Bic e le compro a mazzi di 50. Però qua paura che le fregassi, perché c'hai l'ospite. No, c'ho solo queste. All'ospite della Bic. E c'ho solo queste, non ce l'ho la Io speravo la bella una stilografica. No, vabbè, il pennino. La stilo non ce l'ho. La stilo non ce l'ho.
che stavo dicendo? Il pezzo è bello, Il pezzo è fighissimo. Qualcosa con Apple TV. Se volete vederci, se ci volete vedere 16 noni grandi e in alta qualità, buttate lo streaming di Facebook sulla vostra Apple TV e ci vedete sul 60 pollici. È pazzesca questa cosa. Hai capito? Ma domani lo vado a ordinare, giovedì prossimo. Chi hai come host? Facciamo subito. No, non lo so. No, cioè, lo so perfettamente. Non lo puoi dire? Non lo dico perché te lo dico quando non nei fuori onda, perché nei fuori onda non esistono qua. Te lo dico quando spengiamo i microfoni, perché. Grande sorpresa? Sì, perché poi lo dico il martedì e il mercoledì. Oddio, lo dico prima. Oddio, mi stai facendo venire curiosità. Beh, c'è curiosità, sì. Settimana prossima posso dire soltanto che sarà una trasmissione, una sfida. Posso salutare Francesca? Devi. Ciao Francesca. Devi, Franceschina. Grazie anche a Marcello che si è connesso. Condividete la pagina, mi raccomando. Ragazzi, grazie di essere qua. Chromecast è il meglio di Apple TV. Francesca, Freddy? Che cos'è questo? Chromecast è meglio di Apple TV. Marcello, io ancora devo arrivare al telefonino, insomma, vabbè. Grazie del consiglio, adesso me lo faccio regalare da Radio Cigliano. E, sicuramente Francesca, come gadget della serata, essendo di origini napoletane, sicuramente avrebbe apprezzato Pino Daniele se solo l'avessi trovato. Ma com'è possibile? Però io lo leggo là. No, è quella da 3 minuti. E quindi? È quella da 3 minuti. La canzone è 5 minuti e 16. Me lo ricordo ancora. L'ho comprata. Mannaggia. Vabbè. Con tutto quello che ci è costato Radio Cigliano. Visto che siamo. Ci manca ancora un minuto per uscire da questo tango. Io vi invito a mandarci il WhatsApp al numero che tra un attimo, dopo aver realizzato il selfie di giornata, vai, Francesco vi ridirà. Guardate che belli, eh? Mettiamoci anche un po' di microfono. Ne faccio 2. Tutto rigorosamente in diretta. Tutto in diretta. Bellissimo. Non c'è una cosa che viene preparata. Solo la scaletta, perché ho bisogno di saperlo prima. E allora iniziate a mandarci al numero 328-7948-796. Grande Francesco, iniziate a mandarci le richieste per il WhatsApp, perché se non ce lo chiedete non ve lo mandiamo. Siamo cattivi, di una cattiveria inaudita, sì, veramente. Dai, inaudita. Chiedetecelo perché ve lo mandiamo. Voglio vedere chi ha il coraggio di chiederci la Ci sono foto. Già diverse, diverse richieste. Del nostro selfie? Il nostro selfie, vogliono il nostro selfie. Ma perché adesso ci devono fare il rito voodoo con la bambolina? Che ci fai col selfie mio e d'Alessio? Vabbè, allora lo vendiamo per Natale? Per Natale facciamo beneficenza. Io con c'ho il nostro l'idea. Selfie. Facciamo il calendario di Radio Cigliano. Ah, mi hai dato l'idea. Ti piace? E mo la faccio. È carino, dai. Mo lo faccio. Tutti Iniziate ospiti, a prenotarvi il calendario del 2017 di Radio Cigliano. Torniamo in diretta. È finito il tanghero. È finito. Madonna, Gotham Project e Remo Spass, veramente. Pensa io a te in una milonga, capito? A ballare. Beh, vabbè, no, non so capace. Pensa io a te a Parigi. Ti pesterei la qualunque, veramente. Sono assolutamente negato con il tango, i latinoamericani e quant'altro. Però mi piaceva ballare sul cubo. Ero un cubista ante litteram quando ero ragazzino. Ti facevano entrare nei locali? Poi mi facevano anche uscire. Entrare non sapevano, poi dopo mi accompagnavano. Facevano la selezione. Sì, sì, ma poi accompagnavano proprio. E poi prego, ci segua. La volta dopo avevano la foto segnaletica, questo con la croce, no, questo no. Tu uscivi sudato dai locali. Io uscivo distrutto. All'epoca, quando andavo io nei locali, ancora potevi stare col giubbotto, si fumava nei locali. Si fumava. Erano altri tempi. No. Io stavo col giubbotto di pelle perché faceva figo, 400 gradi. Morto del sudore, completamente distrutto. Grande. No. E allora iniziamo a mandare il selfie a tutti quanti, ragazzi. Guarda le richieste, guarda quante sono. Queste sono richieste. Tutte richieste. Allora, cominciamo dall'ultima, però prima di fare questa cosa qua devo importare il selfie e ti chiedo, perché è necessaria la tua approvazione del selfie, adesso si stanno scaricando, quale preferisci, 1, 2 o 3? Tutte bellissime, tutte però ne dobbiamo scegliere una. La seconda, vai. La seconda, e allora la copiamo, perché poi tu usi Ammazza WhatsApp. Quanto sei bello in questa foto, sembri il doppio di me, sono il doppio di te. Non diciamo cazzate. Diciamo che tu sei una L e io una M. Allora, lo sto mandando adesso a Luigi in questo momento, il selfie di giornata. E poi vediamo se avete fatto il compitino. Salvo, ti sto mandando sempre presente, Salvo. E se sei sempre presente ti meriti il selfie di giornata. Fantastico. Assolutamente. Ma poi abbiamo... oddio, questo non si è firmato. C'è uno che ci ha mandato una foto sua, può essere? Può essere, sì. Adesso gli abbiamo chiesto di mandarcelo. Vediamo un po' di... questo dice siete grandi, ma non dice il nome, quindi non ti posso dire, non posso ringraziarti. Vabbè, però, direttamente merita, Carmelo, Carmelo, ecco, ti sta arrivando Carmelo. Il selfie anche a te, eccolo qua. Qualcuno non lo nomino nel frattempo perché vado anche veloce. E questo è Giacomo, anche lui ha diritto, perché ha scritto al numero
E questo va il numero stavolta. Ha scritto al numero. Al numero 328-7948-796. Bene. Ha scritto: mandatemi il selfie e noi ve lo mandiamo. Anche Monica, ti stiamo mandando il selfie. Monica ci ha mandato le foto di suo figlio. Ciao. Ma che meraviglia. Molto carina questa cosa, veramente. E poi chi è che ci sta scrivendo qua? Francesca. Un saluto a voi, grandi. Domanda a Francesco: cosa ti manca di più di Beyeger in Cobra 11 a parte Semir? Un bacio a tutti, Alessio, alla prossima volta invita anche Francesco Brando e Bulken. Adesso poi vedremo se è possibile. Tutti i Franceschi, praticamente. Tutti i Franceschi. Era che il 4 ottobre la puntata con i Franceschi. Diceva: ti manca Ben Jäger di Cobra un pochino? Sì, molto. Era divertente. Era un bel cazzaro, veramente. Il fatto che la lavorazione era piacevole, diretto da Gianni Galassi, insomma, quindi veramente. Il livello di impegno era misurato al giusto. Era bello, sì. No, ma poi dopo un po' conosci il personaggio. Veramente, io l'ho passati tutti. Era una serie comunque con degli stereotipi che funzionavano. Quindi succedeva esattamente quello che ti aspettavi. E ti fermavi anche tu a. Ti facevi passare anche tu le X con gli incidenti? Io l'inizio è bellissimo. Non è che erano fatti bene, investivano bellissimo. Soldi, c'erano tanti. Soldi spesi. Sì. Carlo, te lo sto mandando anche a te. No, venivano spesi tanti veramente soldi. Qua mi chiedono il calendario, vedi, il calendario già ci abbiamo un paio di richieste. Il calendario sarà prodotto presto, quindi restate con noi perché tra poco il calendario sarà assolutamente una realtà. Possiamo pure fare un calendario che viene dato online. Tu che sei tecnologico. Ve lo posso mandare? Cosa? Sì, penso di sì. Adesso mi organizzo, cerco di capire come funziona questa cosa. Radio Cigliano con i potenti mezzi. Ma i potenti mezzi stanno le notte, sono le mie notti. È presente? Allora, Francesco, quante volte mi hai io visto? Io ho due figli piccoli. Tu quante volte mi hai visto dormire più in sala? No, lo sai che forse no? Poco, in sala come se non ci fosse un domani, veramente. Ah, sì? Sì, ho dormito. Quasi narcolettico. Sì, adesso ultimamente dormo davanti alle, sembro un barbone, davanti alle sale di doppiaggio. No, non c'è. No, purtroppo ecco, non c'è. Ma è illuso. E non riesco a farlo funzionare, vedi? I limiti della mia tecnologia, praticamente. E dormo, l'altro giorno stavo dormendo davanti all'SDI, davanti alla porta dell'SDI, ma non voleva essere intenzionale, mi sono messo seduto in macchina, sai quando t'appoggi un attimo così, il calore, e dici vabbè dai, la radio, sono in anticipo e quindi... non ascoltavi Radio Cigliano però. No, non stavo ascoltando Radio Cigliano in quel momento. Per quello ti sei addormentato, sennò eri bello visto. E niente, e che è successo? Che mi sono addormentato, era mezzogiorno e mezzo, sono stato un'ora a dormire, mi hanno visto tutti. Fantastico. Nessuno ha bussato al vetro, meno male che mi sono svegliato per il turno, però sapevano dov'ero, perché se iniziava il turno mi venivano a cercare. Vabbè, che dobbiamo fare? Vi mando un capitanuncino random. Grazie. Oddio. Leila, grazie della oddio, foto. Oddio, che figo che è. Guarda, bellissimo. Un caroncino in figo. Grandissimo. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Francesco Pezzulli, in diretta su Spreaker in questo momento, trasmissione pulita, senza i fuori onda. E se volete ascoltare anche i fuori onda, oltre a tutto quello che succede in onda, ovviamente, Radio Cigliano su Facebook, cercatela, mettete mi piace e andate a commentare il video. Ci abbiamo dei commenti a cui rispondere, delle domande. Sì, che ti hanno visto dormire alleggio addirittura. Sì, è vero. Un calendario ogni mese, un selfie di dopo cena con un doppiatore. Beh, dobbiamo metterli tutti insieme perché sono 12. Quanti ospiti hai avuto finora? Ne hai avuti tanti, però no, possiamo fare anche due in un mese. Sì, ma possiamo anche fare un composite. È un composite, sì, sai, il mese in mezzo e due facciamo selfie. Tutti maschi, tutte femmine, misto, dai, misto, facciamo un mix a lavorazioni, no, a lavorazioni, tutti belli, tutti simpatici. Madonna mia, come sei un po' antico. Ma in no, questo è per cercare questo sì, dobbiamo associarvi, 12 categorie. Vi devo associare a un mese. Tu a che mese vorresti essere associato? Io maggio, sì. È il tuo? È il mio. È il tuo? Sì. Assolutamente. Poi io maggio. Vado a batterie solari, mi ricarico. Ah, tu sei, allora, inverno o estate? Estate piena. Estate al mare? Sì. Estate al mare. Rigorosamente. Tu sei da montagna? Io non sono. Tu odi il mare. Io sono da mare. Io sono da estate al mare. Ma vestito? No. In ma costume da bagno. Ah, veramente? Sì. Faccio anche il bagno al mare. Ti vedevo come uno che soffriva il sole, il caldo. No, lo soffro, però al mare mi faccio la doccia e sto posto. No, io mare tutta la vita. Mare tutta la vita. Sì. Quindi d'inverno tu a coprirti con le giacche, con i cosi, soffri. Sono freddoloso. Sei freddoloso? Vado in giro in moto. Io già adesso con i primi freddi farei uscire fuori, tirerei fuori il maglione a collo alto. Ragazzi, oggi faceva freddo. Oggi faceva freddo pure in macchina. Sì. Quindi è vero, a Roma è venuta giù una bella gianna, come si dice a Roma. Veramente.
gente. Allora, Marco Benini, allora Marco lo devo salutare. Dai. Marco Benini è collegato dal Brasile. Bella, mi piace. Vedi che dove sei? A San Paolo. Scrivici, stai a San Paolo. Adesso se tu sei bravo, Marco, allora noi ti diamo anche il WhatsApp e poi come si fa a condividere, perché lui c'ha migliaia di contatti via se Facebook. Ci sta vedendo. Ci può condividere? Sulla tua pagina di Facebook, condividici sulla tua pagina di Facebook mettendo magari due parole, sto vedendo una bella trasmissione, quello che te pare, insomma, non voglio fomentare e indirizzarvi su che cosa dire e che cosa non dire, però dite qualche cosa, commentate, condividete sulla vostra pagina di Facebook, perché questa è la maniera che ci piace per diffondere Radio Cigliano e gli ospiti che ci stanno. Marco è a San Paolo, allora mandaci al 328-7948-796 un tuo selfie o una foto di San Paolo, così la vediamo subito in diretta. Più 39, perché ci stai facendo, lo sa. È un 328, è un numero italiano, quindi mandaci immediatamente il selfie e noi ti mandiamo il selfie di giornata. Chi si è collegato adesso? Tanti ce l'avete chiesto, ci ho messo un quarto d'ora a rispondere a tutti quanti. Mandateci una richiesta. Guarda come sono dipendente da queste cagate. Beh, sì, tutti dicono: Alessio, per favore, all'antidoping. Vabbè, stai parlando ormai da un'ora e mezza, non ti sei mai fermato. Ma qua non ci fermiamo, perché sei un fenomeno. Ma tu di più! Ma non è vero! Siamo pari merito. Mandateci il selfie. Scusate, mandateci il WhatsApp. WhatsApp 328-7948-796 con la richiesta: voglio il selfie. Il vostro nome, vi arriverà il selfie di giornata. Che ce l'avrete solo in questa maniera. Sarà fantastico, tutto per voi. Fantastico. Allora mettiamo un pezzo. Siccome non c'ho un cazzo. Da gli altri mandano che le magliette, ti può inventare le penne, tutti questo che ti può inventare i biglietti dei Depeche ma Mode. Mandiamo la cedrata. Beh, non sarebbe male. Senti, un pacco con una bottiglia di cedrata e il selfie. Guarda, e una maglietta. Io qualche premio l'ho vinto, sì, ma mai una volta, sempre targhe, microfoni, mai una volta una bella cassa di vino, una cosa, cioè un prosciutto, un salume dei formati, prodotti tipici locali, salame o prosciutto? Prosciutto. Sì, crudo. Crudo? No, cotto. No, crudo. Crudo, Quindi sei prosciuttista. Sì, e mi piace quello pure il tartufo. Mi piace anche il tartufo. Il tartufo. Sì, io ti sto facendo, ti dico le cose, così magari se organizzo una cena. Una cena, va bene. Anche nei prosciutto, va bene, perfetto. Prosciutto, tartufo. Come cibo di terra, preferisco di terra. Di terra assolutamente anch'io. Dolce o salato? Salato. Sì. Non sono tipo goloso, è arrivato il selfie dal Brasile. Arrivato il selfie dal Brasile. Ammazza quanto sei bello, Marco, in questa foto. Aspetta che ne sta mandando altri. Io gli sto mandando quello di... Eccolo qua. Eccolo. Guarda che bella. Questo è San Paolo. Questo è San Paolo. È brutto tempo a San Paolo. Cioè è inverno a San Paolo, credo, inverno, no? È vero. No, anzi è primavera. Che è primavera, che stagione è la? E stiamo rovesciati, quindi gli l'hai mandato un selfie? No, certo, eccolo qua, guarda, subito mandato. Piove, governo là. grande. Anche a San Paolo piove. Spread the voice, anche in Brasile, se volete, vabbè, là parlano portoghese, però se volete avere degli amici da coccolare, che vi coccolano così come vi coccoliamo noi il giovedì sera, ma anche il martedì sera e sabato pomeriggio insieme a Alessandro Bianconi con i Dugustis e i Trigustis, si smeglia che one o two, mi raccomando, mettete like alla pagina di Radio Cigliano. Ma quanto cazzo sei bravo? Beh, l'ho imparata questa, però tu devi vedere allora, forte, eh? Tu la sai come ho cominciato io, no? No, ho visto questo Spreaker che ti permetteva di andare in radio. Per me la radio era via Asiago 10. Certo, capito? Ci basta, cioè, per andare la radio, filo diffusione, sì, per andare in radio tu devi andare a via Asiago, ci sono i microfoni, ci sono le dirette, i PT. Perfetto, e tu vai in diretta. A un certo punto ho visto questo programma e ho detto: ah, carino. E ho scoperto che tu puoi lavorarci anche da telefono, cioè io posso fare una diretta da telefono. Ok, fantastica, bellissimo. Basta che ho una copertura di segnale web, di 3G, 4G, queste cose, 4G. E mi sono scaricato questo e ho iniziato a fare le dirette. Prima le facevo da posti assurdi, dal cesso, con l'eco tremenda. Poi ho iniziato a farle dalla macchina. Io che vado in macchina e ci metto un'ora e mezza, hai visto dove abito, ci metto un'ora e mezza, facevo le dirette dalla macchina. Quando avevo lasciato le bambine a scuola, attaccavo. Ma fantastico, ragazzi. Parlavo al microfono, mettevo i pezzi e commentavo con la gente che stava, due o tre persone. E praticamente
dici se te sei sciolto e grazie. Ho in macchina un'ora al giorno, un'ora e mezza tutte le mattine. Poi facevo il bollettino sulla Trionfale in questo momento. Dai. Sì, c'è un incidente, quindi non prendete la Trionfale. E devo dire che qualcuno mi ringraziava. Un'utilità sociale, quindi. Sì, magari mi ascoltavano da Lecco, però magari qualcuno invece mi ascoltava da Roma Nord e diceva grazie, mi allora è servito, è stato utile questo insight veramente fantastico, dal posto. Fantastico. Grande Francesco, buttiamo un altro pezzo, dimmi che cosa vuoi. Allora, adesso voglio. Allora, mettiamo questa qua. Questa non ce l'hai proprio? No, non ce l'ho. Vabbè, allora mettiamo ancora un pezzo bellissimo. Questo è bellissimo, questo lo è bellissimo. Sai, io non lo conoscevo. Non lo conoscevo. Allora, questa è una storia semplicissima. Quando le prime volte che uscivo con quella che adesso è mia moglie, sì. E non sapendo cosa fare, volevo fare bella figura. Ho detto andiamo all'auditorium, prendiamo il primo concerto che capita, entriamo. Senza sapere chi fosse. Niente. Era il 13 febbraio di 10 anni fa. E siamo capitati al concerto di Fabrizio Bosso. Poi sei capitato. Di lusso, una cosa di lusso, di lusso, di lusso. Dove eravamo 300 persone sulla sala Sinopoli che ne conteneva 1000. Quindi proprio una cosa per amici. Sì, alla fine era per pochi intimi. Dove c'era cammariere che era ospite, guest no, che suonava l'hai qualcosa. Visto lì, sì, a suonare insieme. Beh, c'era tutti, c'era Di Battista, c'erano tutti i più grandi jazzisti italiani. Sì, sì, veramente. C'era Gatto, insomma. Fantastico. Che poi l'altra cosa è il figlio che fa doppiaggio. E all'epoca c'era questo CD e questo è Fabrizio Bosso con Sergio Cammariere per ricordarmi di te. Questo è un bel pezzo che mi hai fatto scoprire, tra l'altro di una delicatezza assoluta, perché poi la voce di Cammariere, che è un po' ruvida, è un po' grezza, d'accordo? Quando si va a sposare con questa melodia, tromba, con questa tromba, col pianoforte, sì. Veramente me lo sono sentito mentre cresceva, ho detto ecco, Francesco mi ha fatto conoscere una cosa che non conoscevo. Fantastico. E che sarà nella programmazione di Radio Cigliano da domani, ovviamente. Aggiudicato. Perché sarà lì. E allora ascoltiamocelo. Fabrizio Bosso e Sergio Cammariere in Per ricordarmi di te. Su grazie, Radio Cigliano. Grazie a Francesco. Per ricordarmi. Bello. Puoi entrare. Bello, bellissimo, bellissimo. Eccezionale. Stasera non potete votare le playlist perché c'è solo la sua che votata fa. Vince lui in Alessio, ogni caso. Alessio sei però, forte. Però, grande Francesco. A questo gioco sei molto forte. Vabbè. Sei vabbè. Più forte di tutti a questo gioco. Perché è libero. Si è collegato pure un amico, si chiama Flavio. Sai, qua dai, la condivisione funziona, eh. Vedi che funziona. La condivisione funziona. Allora, un saluto anche all'assistente più brava d'Italia. A Giovanna. Ciao Giovanna. È l'assistente dei medici. Sì. Senza ciao, lei Giovanna. Non avremmo finito questo lavoro. È vero. Ciao Angela, ciao Esther. Ah, ciao, dedichiamo Andrea. Un pezzo alla Ponnina. Allora, questo è il mio carissimo amico che c'ha due gemelli. Lapo e Nina. Flavio, dedichiamo. Cosa dedicare meglio di questo? Questo è questo è bello, questo è bello. Questo è per ricordarmi di te. Ci dobbiamo parlare sopra, però, perché altrimenti. Purtroppo su Facebook ci bloccano il video e non ci vedete più. Perché sono tremendi su Facebook. Però vi ricordo che se scartabellate nel sito di Radio Cigliano, subito sotto questa diretta trovate un play grosso così, anzi ve lo potrei spiegami, no, non ve lo posso far funziona. Vedere. Beh, te lo faccio vedere, guarda, posso fartelo vedere. Radio Cigliano, vai. Allora, tu vai su Facebook, Quindi devo fare un account fake su Facebook. Vabbè, non lo dire perché poi perché poi da domani spiegami passo passo allora, come funziona. Allora, tu sai che cosa succederà da domani? Che ci sarà la caccia all'account fake di Francesco Pezzulli. Lo sai come lo chiamo il fake? Come lo chiami? Radio Cigliano bis. E t'acchiappano subito. Ah sì, allora 9000 allora, amici. Allora, poi c'è il limite dei 5000. Ecco, quello che state vedendo è Radio Cigliano adesso su Facebook, no? La okay, pagina perfetto, Facebook. Voi scorrete in giù. Okay, e poi qua succede... ci sta il live ed è già dove potete cliccare qui e ascoltate sempre cliccando su questo live la diretta che è 24 ore al giorno di musica. Sempre di musica. In questo momento, ovviamente, nel live c'è ci siamo anche noi. La nostra diretta. E sentirete più in là anche per ricordarmi di te senza noi che parliamo sopra. Quindi se voi cliccate adesso su questo live, okay. uscite dal video e cliccate sul live, sentite la canzone pulita. Ah, ecco. Okay? Ah, bello, senza nulla. C'è uno sfalso, un piccolo time lapse fra si dice così, senti è sfalsato tra Facebook e Spreaker, okay. Quindi un non sentite ritardo, un piccolo ritardo okay, che vedete che tu lo vedi anche qua, lo vedi qua a video, proprio ci sta un ritardo. Se invece andate più giù trovate questa è la diretta nostra di questo momento. Più giù ci sta proprio la diretta della trasmissione. Alla fine della trasmissione, sì. Tempo mezz'ora, 40 minuti, carico il podcast
della puntata. Possiamo rivederlo. Quindi, no, potete, si vede sempre su qua, ma potete riascoltare la trasmissione dalla A alla Z, non inclusa nel live, solo la trasmissione, che è nei podcast di Radio Cigliano. Madonna. Quindi potete ascoltarla, mandarla avanti e indietro, fare tutto quello che volete praticamente, e questo sarà disponibile fra 40 minuti dopo la... Ci hanno appena scritto pure fate come noi che stiamo con due telefoni. State avanti. Grandi, grandi, questo è bello. Quindi uno sta sulla radio. Gli ascoltatori più fighi che esistono, Radio Cigliano. Questo mi piace. Radio Cigliano spacca. Ma perché ci si ingegna. Senti, no? Mi fai fare i jingle di Radio Cigliano? Ma certo che te li faccio fare, sei qua per questo. Quindi, Radio Cigliano. Cioè, guarda, io posso farlo. È bella, vero? Allora, vedete qua, dove sta? Voglio... Qui, se voi cliccate qui su mi piace, a me si apre una cosa di servizio perché è la mia radio, ovviamente. Ma se cliccate qui su mi piace, diventerete follower di Radio Cigliano e a quel punto avrete tutte le notifiche di tutti i video in diretta, dei dopo cena e di tutte le dirette che facciamo. Noto solamente adesso che secondo me quella faccia stilizzata è la tua. E certo. Beh, scusa, ma perché devo non ringraziare, fai come... devo ringraziare Lillo Carpino che dalle Canarie mi ha realizzato questo logo che è veramente eccezionale. Torniamo in diretta perché è finito il pezzo. Mi raccomando, restate con noi. Questo era bello. Fabrizio Bosso e Sergio Cammariere, per ricordarmi di te, questo è un bel pezzo di atmosfera. Allora, io devo farti una domanda di... per capirti, sì. D'accordo? Allora, fallisci. La musica... Non mi ha capito, mio padre, ma che questa, è psicoterapeuta, no, voglio capire un po' i tuoi gusti anche. La musica che tu ti porteresti sempre dietro. Io penso porterei musiche strumentali. Vedi? Poco parlare. Perché infatti abbiamo delle strumentali. Sì, cioè, sono almeno due, tre sicuramente strumentali. Allora, io sono molto curioso, però mi piace tanto il jazz, mi piace tanto musiche dove non cantate, anche se poi ci sono delle cose che mi emozionano. Per il canto anche, Anche per il canto, sì. E quindi... Per esempio, Chiteno Mare di Pino Daniele, il napoletano cantato è napoletano, mi emozionava, ma non ce l'hai più! Dove cacchio è finita? Io sto, tu lo sai che io domani io non mattina ci dormo stanotte. Tu domani mattina, se ci incontriamo al turno, mi vedrai con due sai quei film the horror con gli spilli tutta per tenere notte gli occhi cercare aperti Pino Daniele. Perché io starò tutta la notte a cercare Pino Daniele e sarà il disco di apertura della trasmissione. Ci cascasse il mondo. Il disco di apertura della trasmissione di sabato. Non ci crede nessuno. Ti giuro. No. Ti apro con quella. Con io quel guarda, disco mi collego. A che ora? Alle 4. Appuntamento alle 4. Appuntamento sabato, alle 4. Qui a Radio Cigliano. Quindi, se vedete un account strano che sta guardando su Facebook, è il suo fake. Tana per il fake. Non lo fare perché poi entri nel. Allora, io questo voglio chiederti. Idiosincrasia per Facebook, per la tecnologia in generale? No, non è idiosincrasia, è che io penso che ci voglia prima cosa tanto tempo. Questo è vero. Che tu stai sottraendo a qualche altra cosa. Nel senso che tutto quello che tu hai messo su, comunque ci vuole un grande impegno, grande energia e grandissimo tempo. Il social, se io mi... adesso mettiamo WhatsApp, no? Magari a me succede che io sto lavorando, faccio 3 ore di colonna separata, riapro... E non schiodiamo mai durante la colonna no, separata. No, una concentrazione a volte con dei direttori, non certo. È che puoi proprio insomma stare al telefono. E quando poi riprendo il telefono trovo 37 messaggi, 54 notifiche. Non come faccio in tempo a leggerle tutte? Quindi vado direttamente all'ultima e non capisco nulla perché in mezzo mi sono perso il mondo. La discussione, le cose. E il... Questo delle chat comuni. Ho paura che il social network abbia un po' lo stesso allora, effetto. Allora, guarda, io ti dico una cosa: che io molto del social network lo faccio. O tra un turno e l'altro, perché andando in macchina c'ho possibilità di essere più comodo, sto fermo nel traffico e rispondo ai messaggi o metto mi piace eccetera eccetera, oppure lo faccio durante le sale d'attesa, che per noi sono poche, però ogni tanto ci stanno delle sale d'attesa ai turni, può succedere. E allora lì invece di farmi due chiacchiere, a volte stai solo, perché ci capita di stare da soli in una sala d'attesa, allora sì, mi metto lì e faccio la social, con il social la riempio in questa maniera, sì, perché no, salutiamo se lo Sabina, sai... è arrivata anche Sabina, ti ho mandato i saluti tramite Massimo. Sabi, ciao, Sabi. Ciao, 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 benvenuta, ciao. Grazie, perché siamo tra l'altro leggi e non dire. Ma dai, hai capito? Ma vabbè, lo possiamo dire. Questo è il video con il maggiore numero di mi piace di tutti i video di Radio Cigliano. Secondo me è merito della cedrata. Questa fa molto, io ti assicuro che fa veramente molto. Senza cedrata tassoni. Ma tu l'hai visto il video che abbiamo... Ah, tu non l'hai non visto? Ci credono che siamo in diretta. Ora sono le 22:41 Radio Cigliano. Sì, e 52 secondi, quindi veramente siamo in diretta. Dopo questo dopo questa diretta, perché ora aspetta, non te lo posso metto il cappelletto portafortuna. Mettilo, mi piace da morire. Mi piace da morire. Vai. E dopo
questa diretta io ti faccio vedere, giusto a parlare di Cedrata Tassoni, il video promozionale della radio che abbiamo realizzato io, Alessandro e Tiziana, che siamo i tre speaker di Du Gustis, quest'estate. Montato, girato, fatto e tutte queste cose qua. Non vedo l'ora, lo vedrai dopo. Lo trovate sulla pagina di Radio Cigliano se volete andare a vedere che cosa abbiamo fatto quest'estate per pubblicizzare la nuova stagione di Du Gustis New York e di Du Gustis Italia. 22:42 dicevamo, in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Francesco Pezzulli, in diretta su Spreaker, pulitissima, senza nessun fuori onda, ma vi divertite di più nei fuori onda, in diretta in questo momento su Facebook. E vi preghiamo, e vado adesso a farmi gli affari vostri, un'altra volta di condividere. Guarda che bella. Ma che figata. Vedi che funziona. Madonna. Funziona. Funziona. Cioè tu sei grazie a Daniele Cinemaniac, grazie mille, grazie a Sara, grazie a Michael. Ragazzi, avete condiviso in 100.000. Grazie a Andrea, di nuovo a Sara. Grazie Once a Once Italian, bellissimo. Italian Club. Bello. Fantastico. Grazie ragazzi, grandissimi. Grande. Grazie di aver condiviso. Grazie a Marco Merolla, ciao Marco. Grazie a Francesco, grazie a Jacopo. Marco ha condiviso un'altra volta. Grazie Andrea Lavagnino, grandissimo Andrea che ci ha condivisi. Grazie a Cristina. Marco, continui a condividere in tutte le maniere. Ma quante volte hai condiviso? Non vedevi la condivisione. Grazie veramente a tutti. Siete veramente grandi e questa è una maniera per farci crescere. Ed è la maniera che mi piace a me. Altre maniere non mi piacciono, non mi interessa. Allora, guarda, solo che qua finisce la diretta. Io devo mettere almeno un altro paio di pezzi. Ma noi siamo liberi, Ah, siamo liberi? Siamo liberi. Quindi... Io questo lo devo mettere perché. Questo lo devo caricare. Mettere. Ce l'hai? Ce l'ho. Questo è lunghissimo. Sì. Però beh, merita. 5:45. Però dai. Merita. Allora, sì. Questo l'ho scelto perché prima di un viaggio, tanti anni fa, ero ragazzino, prima di un viaggio un collega, amico, che ha doppiato anche lui DiCaprio in maniera straordinaria, Alessandro Tiberi, un ciao, grandissimo, Alessandro. Grandissimo ciao, attore, Ale. Prima di partire mi regalò due cose e io ho rubato a lui l'idea e lo faccio anche io quando c'è una persona che deve affrontare un viaggio. Mi regalò un CD, sì, e un Moleskine dove prendere appunti di viaggio. Ok. Un Moleskine, il libretto quello che aveva Chatwin Hemingway quando viaggiava. Ah, quindi non è elettronico? No, è di quelli con proprio, la penna. Ci puoi anche disegnare con perfetto, gli schizzi, okay. Le cose così. E lo so, e mi regalò fuori. Questo Moleskine, tu non le usi queste cose? Prendi appunti. Non so, non capisco. E un CD, e il CD era Concert Call di Keith Jarrett, bello. Concerto a Colonia. Sì. Un'opera d'arte, uno dei più bei CD della storia della musica. Allora, io ho selezionato la part 2. Puoi mettere quello che vuoi. Tu mi hai detto, mi hai dato bello. Carta bianca, quindi bello. Ho selezionato la part 2. Vai. E allora, prego, su bianco. Keith Jarrett, Concert Con, part 2. Bello, questo è veramente un bel pezzo. Tra l'altro è Keith Jarrett e Richard Steinbach. Ok. L'hanno fatto, ho trovato questa versione io, perché ce n'era un'altra, ma non sono riuscito a comprarla. Io ho, l'altro giorno parlavo con un collega che è collegato, Leonardo, e dicevamo, siccome io a mio figlio faccio fare musica, no? Ci sono delle cose che non si possono non fare. Il tango quando sarà più grande. Sì. Musica è una lingua. Sì. Perché comunque mi piace l'idea di comunicare, mi piace l'idea di comunicare con gente che non ti capisce. Attraverso la musica lo puoi fare. Mm. E comunque mi affascinano il pianoforte. Mi ha fatto un racconto un ragazzo che ha un'agenzia di pubblicità, una società, che si chiama Riccardo, grandissimo musicista, e mi ha raccontato che lui ha collaborato con la moglie di Michel Petrucciani. Sì. È presente Michel Petrucciani, no, tu come fisicamente, no. Che poi tra le cose è morto di recente. Di recente, sì. Che è stato un pianista, era ovviamente fisicamente aveva grosse difficoltà, era deforme, insomma. E la moglie non era bellissima, era una donna normale ma non bellissima. Quando suonava il pianoforte diventava meravigliosa. Ed è una magia che si crea. È una magia, veramente. È una sì. magia che si crea. È una magia. E Keith Jarrett, insomma, è uno dei più grandi interpreti. Sì. Ma poi la produzione musicale, io l'ho sempre detto, io ultimamente ho conosciuto un gruppo barese, sì, che è formato da un italiano e da un, oddio, mi sembra iraniano, israeliano, adesso non mi ricordo esattamente, naturalizzato italiano, e hanno fatto questo gruppo e cantano nelle lingue più svariate del mondo, cantano in italiano, in francese, in inglese, cantano in portoghese, cantano in greco, che è una variante del greco che si parla ancora nella provincia di Bari, e cantano in arabo e mischiano tutte queste lingue. Allora, la musica, noi abbiamo barriere infinite nel mondo, no? Barriere che ci ammazzano, ci massacrano, che chiudono. Vedi passare per strada una persona e diventi diffidente, eccetera, eccetera. La musica, tu senti una canzone in arabo ed è una canzone in arabo, non c'ha nessun retrogusto, nessun retropensiero di politica, di separatismo, di però niente. Ti può comunicare, ti può emozionare. Cazzo se ti comunica. E non capisci niente, senti questo, una canzone in giapponese.
Io ho sentito una boy band coreana, sudcoreana ovviamente, che è come se fossero i Backstreet Boys dell'altra parte del mondo. Okay. Fanno concerti con 200.000 persone, riempiono gli stadi. E tu senti la musica ed è musica, poi non capisci le parole, ma quante volte noi non capiamo le parole delle canzoni inglesi, capito? Sì. Assolutamente. Quindi la musica spacca tutte le barriere, quindi veramente è una cosa che ti nasce da dentro e quando la riesci a comunicare è l'apoteosi. Salutiamo la direttrice di Once Upon, Claudia Razzi. Ciao Claudia. Claudia! Personaggi importantissimi. Evviva! Tra l'altro c'è il fan club. C'è il fan club. Ma l'hai portata già ospite? Mi ha detto che, che adesso non può, ma vuole l'hai venire. L'hai già invitata? È certo. Fantastico. C'è l'invito in carta bollata. È già arrivato. Partono inviti. Partono inviti come se non ci fosse un domani. Questa è Memories of Tomorrow. Il Cole Concert. Bella, molto, vedi? Molto bella. Beh, comunque, insomma, la selezione musicale. La selezione musicale, ragazzi, potete non votarla, ma potete esprimere un giudizio sulla selezione musicale di Francesco di stasera, che è strepitosa. Io ho un bambino piccolo, quello di 21 mesi. Quando si sveglia la mattina, indica allo stereo, fa così, pure la musica. Tu che stereo invece c'hai? Dei cartoni. C'hai, non mi dire che c'hai le cassette ancora. No. Però ho uno stereo antico a cui sono molto legato. Col CD, sì. Quindi lo streaming ancora non fa parte di te. No. Però ti devo convertire. Non io, so cosa sia. Ti devo convertire. È arrivato anche il più grande doppiatore ancora vivo, possiamo dirlo, Riccardo Rossi. Oh, ciao Riccardo! Ciao Riccardo! Evviva, forse l'ultimo ancora vivo. Madonna mia, ancora per poco. Grattasse, no, grande doppiatore. Quanto gli sarà rimasto? Dai, amico, scherzo, Riccardo. Sei beh, vorrei vedere. È un fenomeno, Riccardo. Fenomeno eccezionale. Ecco, io nella vita, cioè io quando mi sogno, adesso pensavo al disegno di Radio Cigliano con la faccia tua. Io quando sogno sono come Gigi la Trottola, nella nuvoletta mi penso bello, capito? Cioè nella vita sono normale, anche bruttino. Però poi nella nuvoletta io mi sogno bello con la voce di Riccardo Rossi. Ma vorresti essere doppiato da Riccardo Rossi? Sì, se posso scegliere. Allora, se tu fai un film, se tu giri un film, voglio la voce di Riccardo Rossi. E non puoi doppiarti. Fatti pagare, Riccardo, anche attore italiano. Tanto, attore italiano devi farti pagare tanto, sì. A volte capita, no, che siamo impegnati magari su un'altra cosa, su un set, non possiamo partecipare, allora chiedere il doppiatore, ma perché no? Veramente sì. T'ho portato Guy Jarrett. Vabbè, ragazzi. Geniale. Insomma, sì, c'è un Bang & Olufsen, si può dire. Beh, vabbè, sì, poi di quello che ti pare. Di questi un po' retro, quelli, sai, quello con 6 CD, caricatori, quelli che si illuminano. Bellissimo. Fichissimo. Io il salone mio ideale è camino, Bang & Olufsen, pianoforte a coda e Buddha, la statua di Buddha, basta. È fatto. Basta. Senza poi, televisore. Una foto di Radio Cigliano? No, televisore no. Televisore no. Dato a chi lo vede il televisore? Non so, a me piace grosso. Questa è come la macchina. O come il telefono, tieni, guarda che telefono che c'ho. Il mio è piccolo e sono tutto proporzionato. Lo so. Torniamo in diretta, il Cole Concert è finito. Restate con noi anche su Spreaker, mi raccomando. Certo che parlare su Keith Jarrett. Lo so. Keith Jarrett e Richard Steinbach, The Cole Concert. Madonna mia, stasera ho la lingua di carta vetrata. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Francesco Pezzulli, che stiamo veramente spremendo come un limone. Allora, senti, siamo quasi alle 2 ore. E abbiamo ancora quanti pezzi da mettere? Uno che non lo puoi mettere perché l'hai perso. Oh, che palle. Questa andrà avanti per tutta la vita. Io fra 20 anni. Dove domani ti mando un messaggino. L'hai trovato? Ne manca uno bello. Uno bello. Però ci abbiamo uno ancora. Questo è bello. Ci abbiamo questo e basta. Eh sì. Vabbè, abbiamo quasi chiuso. Dai. Però siamo quasi alle 2 ore. E chiedo sempre io, verso i 3/4 della trasmissione, sì, che ne pensi adesso che ci stai dentro la trasmissione? Viverla. No, è bellissimo, è un emotivo. Io mi sto emozionando come... Io sono sudato, giuro. Non è preso di temperatura. È perché comunque è emozionante. Sì, sì, no, poi veramente il fatto è che bello, c'è tanta... Comunque il clima di amicizia è fantastico. Vabbè, quello... Nel senso, io non sarei uscito per nessuna ragione al mondo stasera dopo la giornata mai, di oggi. Sì, quattro turni, veramente, come dici tu, c'ho la lingua felpata. Sì. Nel senso che poi alla fine noi tutto il giorno a parlare, la sera io mi stacco come il telefono, ho bisogno di essere rimesso in carica. Bravo. E le batterie devono... Invece questa sera è stato molto piacevole questa... Carina. Molto carina. E poi sì, è veramente in amicizia e in libertà, e questo aiuta perché non ci sono vincoli, non per fare una cosa pro domo mia, perché l'ho creata io sta cosa, però voglio dare il numero di WhatsApp 328 79 48 796, voglio un selfie.
chiedeteci il selfie. Oh, dai, chiedeteci il selfie. Vediamo se ci sono. Ci sono altre richieste. Eh sì. Mandatecene uno voi, dai. Eh sì. Allora, mandateci anche un selfie vostro, come ha fatto il tuo amico Marco. Marco ha fatto Brasile. Il tuo amico Marco dal Brasile. Cioè, noi non ve lo facciamo vedere perché siamo cattivi. Però, cattivissimi. Beh, pezzi. Se ci chiede il permesso, ve lo facciamo vedere. Però lo devo rinviare a tutti no, quanti. È troppo un casino, difficile, è un po' complicato. No, basta. Però dico, mandateci. Infatti, vedi che succede? Se è sconnesso WhatsApp. Adesso lo riconnettiamo. Ecco qua. Sto seguendo la diretta. Fantastici. Un saluto a Francesco. Il mio mito. Imitazioni fin da quando andava a scuola di Titanic. Sempre lo dico, DiCaprio. Senza la sua voce non sarebbe DiCaprio. Complimenti. Non sono d'accordo. Sarebbe DiCaprio uguale. Però no, scherzo. No, grazie. No, Allora, i complimenti fanno piacere. È inevitabile. Però DiCaprio è un grande attore. Ecco il selfie. Ecco il selfie. Grandissimo. Aspetta, chi sei? Perché qua dobbiamo ricostruire. Tu sei grande. Dobbiamo ricostruire. Gabriele, grazie Gabriele, di averci mandato fantastico il tuo selfie. Col tuo selfie. Bello, bello, bello. Questa bello, mi piace. Allora, questa è la figata che a me piace: l'interattività, l'interscambiabilità. E questo è Carl, se non vedo male. Vabbè, non mi dici che adesso sta in mezzo a sto deserto, Carl, perché ci credo manco morto. Lui sta a Filadelfia. Lui sta a Filadelfia. Può essere? Sì, però non a c'è cavallo. Sta. Ha detto di sì. Adesso. Sì. E stai sentendo Radio Cigliano. Con le cuffie. Se lo stai facendo sei un grande. E c'è anche Daniele Cinemania, che l'abbiamo salutato prima. Certo che ti mando immediatamente il selfie. Eccolo qua. Fantastica, tutto per te. Sì, lo so che sei Carl. Con questo numero potevi essere soltanto te. Mandateci il selfie di risposta se volete. E mandateci un selfie al numero. Oddio, questo lo so io. Al numero 328-7948-796. Che detto in questa maniera è molto meglio di come lo dico io. No, sappiatelo. Non è vero, però ascolta Radio Ciglia. No, Radio Ciglia. Il jingle, fammelo fare. Vabbè, no, vai. Ma certo che un jingle. Vabbè, scusa. Fanne uno live in diretta su bianco. 321 Radio Cigliano. Dopo che l'hai provata, non puoi più stare senza. Cioè, avete capito? Questo me lo taglio. Dopo dalla diretta me lo taglio. Improvvisato così. A diretta, improvvisato. Allora, mandateci il claim per Radio Cigliano. Facciamo il contest. Vabbè, è vero. Mandateci un claim. La frase più bella diventerà la frase ufficiale di Radio Cigliano. Bravi, mi piace molto questa cosa. Aspetta che nel frattempo Carlo ci... ecco il cavallo. Fra di loro ha fatto il fronte retro. Ha fatto la foto fronte retro. Ma fra di loro interagiscono? Certo che possono interagire. Ma che meraviglia. Avete chiesto un selfie? Sì, Loretta, mandaci un selfie, dai. Se volete mandarci un vostro selfie, mandatecelo. Eccoli qua, stanno iniziando ad arrivare. Vediamo chi è. E non ci devi mandare. Ah, no! Lo sappiamo chi è. Questo è bello. Guarda, con noi qui, con la nostra. Col sul telefonino. Vabbè, te sei. Questo butta. È bello. Poi se vuoi buttalo, intanto io te lo mando. Eccolo qua, il selfie di risposta. Grazie di aver letto il mio messaggio. Ma la gente, quando parli in giro, come reagisce con una voce conosciuta come la tua? Ma lo sai che non è che proprio mi riconoscono tutti. Anzi, molti dicono, non avrei mai detto che fossi tu. Poi magari se imposti un po' la voce ci stai più attento, magari. Io dico sempre, mettiti di spalle. Perché sei malizioso? No, vabbè, no. Sì. E poi ci credi, è gigante. È arrivato un bella, la proposta bella questa, del claim. Bella questa. Questa la incidiamo stasera. Mi piace, questa è Radio bella. Cigliano, tutta un'altra voce. Tutta un'altra voce, bella. Mi bella, piace. Bella, grandissimo. Oddio, chi sei? Gabriele, grande veramente. Continuate a mandarci le richieste del selfie se volete, condividete perché ci stiamo avvicinando. Questa la rifaccio. Ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione e quindi avete ancora pochi minuti perché, come sapete, il 328794896 sarà spento dopo la diretta. Allora mettiamo l'ultimo disco. Dai. Allora questo perché? Parlamene. Questo perché? Allora, questo è un altro pianista straordinario. Non conoscevo questo CD in particolare, me l'ha fatto conoscere Max Troiani, che è il DJ di Radio DJ, quello che esatto. C'era prima, che lavorava con il trio Medusa. E siccome, essendo lui un professionista, io ho detto, mi dai un po' di musica? E lui mi ha caricato un migliaio di brani su una chiavetta. Dici, tieni, così. Ho detto, guarda, proprio tutti e mille riuscire ad essere. E me ne aveva consigliato qualcuno, tra cui a suo tempo, in tempi non sospetti, Sixto Rodriguez, Sugarman, che poi hanno fatto il film, ha vinto l'Oscar, il docufilm, no. Insomma, sulla storia di quel cantante che era scomparso, pensavano fosse morto, invece faceva il traslocatore Smoking, vabbè, una storia sì. Straordinaria. E poi mi ha fatto conoscere questo brano in particolare. Lui è Bill Evans e il pezzo è From Left to Right. Bello pure questo.
è questo, bello pure questo. Questo con il questo vino. Questo è del 70, se non mi ricordo questo male. Questo con il vino. È del 70, sì, è del questo ci va il vino. Aspetta, questo ci va il vino. Arrivo più bicchiere. Lo prendi tu il bicchiere? Sì, sì, prendo il mio bicchiere assolutamente. Ragazzi, brindiamo a voi. Ieri abbiamo fatto un brindisi improvvisato, un aperitivo improvvisato fra un turno e l'altro con Claudia e un po' di colleghi. Ciao Claudia, lo ripetiamo questo, Qua mi consigliano anche, vedi, Paul Bly, lo voglio conoscere. Mi devi mescere. Posso? Mescimi. Mesco? Mescimi. Mesci. Basta, io sono stemio. Mesci. Vabbè che vado a letto dopo, però devo mettere Radio Cigliano. A Radio Cigliano si beve vino. È una novità, attenzione, non succede sempre. Di solito abbiamo che la cetrata da Sony. Gli altri che portano di solito? La cetrata da Sony, a Coca Cola Zero. Capito. La birra, no, a Coronita. Bene, va bene. Questo è bello pure. No, peccato, però mi hanno portato. Peccato parlarci sopra pure questo, però. Lo so, però ripeto. Domani troverai, grazie al tuo account fake di Radio Cigliano Bis. Radio Cigliano Bis. Tanto non accetterà mai nessuna. Non accetterà mai nessuna richiesta di amicizia. Qua è arrivato un altro claim: il doppio della radio. Bello. Pure questo è carino, Bello, bello. E qua dobbiamo fare la classifica. Qua li dobbiamo scrivere, però. Io ho un foglio con tutti i claim della radio. Questi li aggiungiamo. Bella. Ricordiamoci, il doppio della radio mi piace proprio. Della radio. Anzi, guarda, scusa, perché perdere tempo? Avendo un blocco enorme, che tra l'altro è fatto con riciclato. Mi piace il doppio della radio. Della. E quell'altra era tutta un'altra voce. Sì. Tutta un'altra voce pure, è bello, non dobbiamo sminuire Gabriele, grazie Gabriele. Bello, bello. Vedi? Graziano portò lo spritz. Graziano ha portato lo spritz e io mi sono ubriacato perché poi mi ha detto "No, ma perché il pagamento è astemio". Io astemio completamente. Mi ha dato sto spritz e mi ha fatto un bicchiere tipo così e mi ha detto "No, ma questo è praticamente analcolico". Io sto ubriaco anche adesso, ti vedo doppio. Veramente? Sì, sì, sì. Parla con quello di mezzo. Adesso vogliamo fare adesso un jingle per radio. Scriveteli sulla Moleskine. Vabbè, qua ci seguono, sono bravi, io ragazzi, questi sono bravi. Sì, sì. Ci seguono attentamente. Ci seguono. Sono collegati, mica no. Ciao Isabella. Ciao Isa. Grazie di essere qui. Grazie a tutti quanti, ragazzi. Tra l'altro potete anche interagire fra di voi. Guarda se è arrivato qualche altro selfie, sono curioso. Guardo. Sì, mi permetto di mandare un ridoppiaggio che ho fatto imitando il mitico Francesco Pezzulli. Ce lo sentiamo dopo la diretta, perché ora non lo possiamo sentire, ovviamente. E questo ce l'ha mandato. Si è firmato? No, non abbiamo il nome, vabbè. Non ti sei firmato? No, vabbè. Non ti sei firmato, firmati perché non sappiamo chi sei. Questo è il problema di WhatsApp, che vediamo il numero di telefono ma non vediamo, come il WhatsApp normale praticamente. Certo. Vediamo il numero di telefono e non sappiamo chi siete. In diretta su Radio Cigliano, in questo momento in diretta su Facebook, i dopo cena con Francesco Pezzulli, che stasera ci ha fatto ammazzata le risate. È uno che veramente deve fare. Te la radio no, non fa, mi fa commuovere, ma noi no, i 9 minuti di diretta a Radio adesso DJ. Adesso mi fai piangere. Una rubrica su Radio Cigliano, sì, settimanale. Ecco. Ma adesso ho un castro. Lo incastro. A casa saranno contentissimi. Ti faccio anche il logo con la faccia tua. Ah sì? Mi fai bello? Come bello. Gigi la Trottola. Lì ci sta il vignettista. Il forattini della situazione. Torniamo in diretta con l'ultimo pezzo di Francesco. Grande, grandissimo. Ci sta scrivendo il nome, lo vedo. Adesso finisce. La sto cercando di mandare tutta fino all'ultimo, veramente. Bill Evans, what are you doing the rest of your life? Ma che fai per il resto della tua vita? Per tutto quello che ti rimane domanda, da vivere? È bella bello, domanda. No? È una bella domanda, sì. È un bel mantra, se possiamo dire la verità. Sì. Non è male. Io domani mi alzo e vado al turno. E invece io vado ad alza. Comincio così. Sì, andiamo tutti al turno domani. No, ridate domani la coppola a Corradino. Corradino, questa non è la sua coppola, Questa è mia. E abbiamo un ospite particolare, il Comitato per l'Ortografia Romanesca. Ah, bella questa, manca. Che dice se siamo tagliati, grande, con la giusta ortografia, con la giusta ortografia, veramente. Bene, Radio Cigliano dietro le voci, mi piace pure questa. Bella pure, dietro, scrivi, bella pure scrivi. Questa, dove sta? L'ho perso? L'ho messo. Dietro le voci. Beh, stasera c'hai da fare, finiamo all'1:30 noi di incidere i jingle che stasera. Di corsa da fare. Che ci abbiamo da fare domani mattina? C'è pure l'ellittica, se poi vogliamo bruciare il vino.
Sì, se poi la devi fare sotto sforzo, ti fai i due minuti di ellittica, esatto. Come mi è stato detto da una direttrice, alla quale ho detto: se io faccio due minuti di ellittica, poi chiami quelli con le piastre, carica a 300, libera, boom, mi difibrilli. Ma non si può semplicemente recitare. Sì, infatti, che ce l'ho. Cioè, poi quando l'ho fatta, la direttrice mi ha detto: ma è venuta benissimo, ma dai, è incredibile. Mi voleva fare due minuti di ellittica. Bene, allora, vediamo se ci sono le richieste di selfie, credo che le abbiamo esaurite. Non vi mando un mio selfie, ma Semir e Ben. Bello. Andiamo, apriamola. Bello. Questa è una bella foto di Semir e Ben, che Cobra sono 11. Cobra 11. Tutti, sai che si aspettano, si auspicano, sperano il ritorno. Inneggiano un ritorno. Perché di lui Ben. Non è morto comunque. No, no, lui è andato via, sì. Adesso è arrivato un biondo simpaticastro che però non è come Ben. Non mi sembra come Ben. Sto adattando adesso le puntate. Non mi sembra veramente come Ben. A quel livello? Non è a quel livello? No, non è a quel livello. Devo dire, non è a quel livello. Poi tu fai un lavoro veramente, non ti fermi mai. Nel senso, oltre alla radio, Alessio è anche adattatore. Nel senso, si occupa anche di curare i dialoghi di determinate serie come Cobra 11. Sì. Cobra 11 mi diverto veramente a non farlo. Non stacchi mai praticamente. Stacco poco, devo dire la verità. Però io ho provato un paio di volte. Di una difficoltà. La notte pensi alle soluzioni. L'adattamento deve essere una cosa, allora ve la faccio palloccolosa, però poi non è così, però immaginate in questa maniera: una sofferenza da cui trovi una liberazione. Madonna, quando scrivi la parola fine. Madonna. Nel senso che il dialogo te lo devi entrare dentro, macerare e tirare fuori, secondo me è una cosa di questo tipo. No, invece secondo me l'adattamento è una finestra sul mare sotto Key Jarrett, Tommy Levans e tu che scrivi ragazzi. Questo non è male, però tu vedi, facciamo uno scrittore, però facciamo. Tu vedi, io la finestra ce l'ho sulla campagna romana, sul cortile. Ne è arrivato un altro, Radio Ciliano, la voce di chi dà la voce. È carina pure questa, ci piace e ce la scriviamo. Beh ragazzi, siete prolifici a quest'ora, è incredibile. Abbiamo dato un bel argomento, voce di chi. Adesso devi essere onesto, devi fare la selezione per chi fa i jingle. O se no devi trovarne, in base agli ospiti che hai avuto, uno per ognuno. Infatti intanto me incidete tutti. A Riccardo Rossi io la vorrei fare uno, un jingle. Un jingle. Lui era bravo pure quando diceva Radio 24, già era bravo. Già funzionava, no, già vabbè, eccezionale. Vabbè, ma quando c'hai... Riccardo, mi doppi per favore. Abbiamo scoperto da chi vuole essere doppiato Francesco Pezzulli, e questo è veramente grande. Allora direi che con i selfie di oggi era Stefano che si è firmato, che ci ha mandato il ridoppiaggio. Stefano, lo ascolteremo dopo la chiusura della diretta. Che il jingle di Radio Cigliano si fa sempre più vicino, però questo non è un jingle, Luigi, nel senso che fra un po' lo incide, però va bene. Allora, direi che chiudiamo l'esperienza WhatsApp. Avete avuto il selfie di giornata. Vi ricordo adesso, prima di chiudere con Francesco, perché non ti ho detto una cosa, e adesso saranno affari tuoi. Attenzione, c'è la sorpresa finale. Vi ricordo gli appuntamenti di Radio Cigliano. Intanto, in live, andate sulla pagina di Radio Cigliano, ve la faccio vedere immediatamente. Ciao, perché Nisim, la possiamo che vedere. Si è collegato adesso. Nisim, ciao. L'ha invitato ospite, Nisim? No, ti devo imparare. Lui sta lontano. È casino. Vabbè, non si può fare un link o qualcosa? Devo attrezzarmi per il link. Se si può fare, giuro che lo faccio. Era la pagina di YouTube quella. Andate sulla pagina di YouTube, Radio Cigliano, Tube, come vi pare a voi. E iscrivetevi. Non diventate follower. Iscrivetevi. Perché lì troverete tutti i video in alta qualità delle dirette che facciamo in radio. Questa è la pagina di Radio Cigliano. Mettete clic qua su mi piace, dove sono adesso, dove vedete qua il mi piace. Dopodiché scendete, guardate che bel tab live, un bel play enorme. Voi stai ci dicendo una serie sopra di parole che non ho capito nulla. Niente. Un tab, un like, un film. Vabbè, live lo vedi, live. Il tab cos'è? È questo, è il coso, è il finestrone praticamente. Domani mi faccio il fake Facebook. basta, devi entrare in questo mondo, sarà un delirio, devi entrare in questo mondo. Mi prendono un giorno di vacanza se cliccate, non lo so fare. Là, camiseria. Ecco, aspetta, è difficilissimo. Eccolo, bravo. È là. Se cliccate sul like, sul live che vi sta indicando adesso Francesco, lì c'è Radio Cigliano 24 ore al giorno, sempre in onda. Musica, repliche, dirette, le dirette che facciamo. Prossime dirette, sabato, ore 16. Con Tu Gusti Si Smelche il Trio Quo Fuori. Tu Gusti Si Smelche che One, quello insieme là, ad Alessandro Bianconi. Ci sarà un gruppo, Frankie's Head, che verrà a presentare il loro nuovo album. E suona dal vivo?
No, non suona dal vivo, ma ci presenteranno dal vivo le loro canzoni, ci diranno che cosa li ha ispirati, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno i Frankie Sad qui a Radio Cigliano. Mi raccomando, seguiteci, perché sono un complesso italiano emergente e porca miseria, facciamoli emergere. E via. Martedì, ore 22, 4 p.m., ora di New York. Dugusti si sveglia che One speciale New York. Ci sarà una guest star, anche lì ci sarà Alex Polidori, che viene a presentare il suo nuovo singolo. L'ha fatto, l'ha carino, realizzato. Carino. Sì, infatti, sono molto contento. Un grande collega, ma la voce anche un di grande Nemo, cantante. Storico. La voce di Nemo, esattamente. Martedì sera, ore 22, 4 p.m., in diretta su Radio Cigliano e su Radio 1 New York. Giovedì prossimo, come vi ho già un po' anticipato, ci sarà un po' di gente, ci divertiremo con una specie di sfida, ma non voglio anticiparvi nulla. Saprete chi sarà ospite di Dopo Cena con mercoledì mattina, quando pubblicherò. Ci picchia, non so resistere fino a mercoledì. Vabbè, a te te lo dico, vabbè, tanto non ce l'hai Facebook, dopo la diretta, puoi dopo commentare. La diretta. Ragazzi, siete veramente tanti stasera, siete stati tanti e siamo contenti di questa cosa, perché ci è piaciuto veramente essere insieme a voi, essere... E questa mi mancava, questa è un po' da Superman. Superman ti sarebbe piaciuto doppiarlo? Non posso rispondere a questa domanda per motivi professionali. Noi siamo due James Bond mancati, dai, quello diciamo, piace, quello è proprio bello, quello è proprio bello. Io prendo e rompo le palle, lo chiamo in continuazione, faccio fare le voci. Sì, lo so. Anche perché è l'unica appoggiatura sbagliata che ha preso corpo nel mondo. Cioè, il mio nome è Bond. Un famoso James racconto Bond. di un provino di Luca Ward per doppiare Pierce Brosnan, e dovevano dire solamente carta e il mio nome è Bond, James Bond. Era questo il provino a vuoto. E dice, racconta sempre Luca, che quando chiedevano carta a altre persone sembrava chiedessero delle carte di altro genere. Quando diceva carta si sentiva che era al tavolo di blackjack. Carta. E io trovo geniale. Grande Luca. Geniale Luca. Grandissimo Luca. Sei grande Luca. Il mio nome è Bond. Ciao. James Bond. Vabbè. Lo so. Chissà, un domani. Può essere. Ma anche un antagonista. Ma anche un deuteragonista. Ma anche il ragazzetto dello Squadra Alpha, c'è stato allarme. Andrea, tu ci sei. Eri testimone. Tu hai marchiato. Tu hai marchiato, io no. Vabbè. Allora, dove ti voglio fregare io adesso? È arrivato Gabriele Patriarca. Gabriele, a Gabriele. Qua c'è l'ellittica. Usa la mia no, il tapis roulant. Ho regalato il tapis roulant a Gabriele. Ma dai, sì, ci ho messo sopra tutti i vestiti. Perché infatti anche io anche lui, io c'ero già passato prima, lo è sapevo. Un ottimo appendiabiti, assolutamente. Dov'è che ti voglio fregare io adesso? Vai. Adesso, come tutti gli ospiti che vengono qua e che non siete stati assolutamente minimamente avvertiti, hai un compito, Francesco. Chiudi questa trasmissione. Ah, fantastico, mettimi una sigla finale allora. Certo che ti metto la sigla finale, era allora, pronta. Metti una sigla finale, va bene. Questa è una canzone che non tutti conosceranno. No, nessuno secondo me. Sì, questa non è proprio molto conosciuta. Però se proprio dovessi chiuderla... Questa canzone non si chiuda, questa affonda proprio. Con questa affonda, la radio. Sì, questa affonda. Chiudi la trasmissione come vuoi tu. C'hai 4 minuti volendo. Gabriele ha scritto anche le borse, ci ha messo sopra. Una volta una fan mi ha scritto: guarda, mi piace tantissimo quando doppi DiCaprio, ma ogni volta che lo doppio tu, lui in un film muore. Io guarda che muore lo stesso, anche se lo doppiasse un altro. Quindi se non ti dispiace io continuerei a doppiarlo. Ma io farei così. Adesso chiudi gli occhi. Non sbirciare. Ascolta Radio Cigliano. Ti fidi di me? Grande. Questa funziona. Questa così. È bella. Che dici? Questa funziona. Abbiamo trovato il claim. Questa funziona. Abbiamo trovato veramente il claim. Signore e signori, grazie di essere stati con noi. Sono le 23:10 e Francesco Pezzulli si è prestato a questa kermesse folle. Grazie dell'ospitalità. Straordinario, straordinario. Beh, mi è sembrato di stare con tutti gli amici. Fantastico. Vero. Fantastico. Veramente. Grande. Poi se torna, perché cioè io vengo. No, mai, non posso più stare senza. Mai più senza. Ho scoperto il fantastico mondo. Mai più senza. Grazie a Francesco Pezzulli, grazie a voi grazie per essere stati con noi fino alle 11:10 e gli appuntamenti ve l'ho dati. Vi lasciamo con Céline Dion su Radio Cigliano, vi lasciamo fra un attimo anche su Facebook in maniera un po' più particolareggiata. Grazie di essere stati con noi. Grazie Francesco. Grazie, adesso la splendida ospitalità. Buonanotte ciao. A tutti. Ciao. E adesso siamo con voi di Facebook per chiudere non anche finisce. La puntata. Non lo finisce più. Tu
non lo sai. Via, Brindisi! Tu lo sai, ma tu, vino, tu adesso, vino, adesso. Sì, certo. Dai, scusa. Questo c'è fuori onda. Via, è fuori onda. Allora, tu non lo sai, ma adesso mentre stai in macchina, a un certo punto vedrai apparire sul vetro. Fammi la. Francesco, i cuori, sì, le cose, le capito? Tu sarai, ormai sei connessissimo. E non potrai mai disconnetterti. Signore e signori, grazie. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Vi ricordiamo di nuovo tutti gli appuntamenti. Seguite Radio Cigliano. Facciamo il Titanic con Cigliano. Ma dove lo trovate? La devi dire. Solo su Radio Cigliano. La devi dire. Alessio. No, dimmi, che cosa che sei? Cosa? Il re? Del mondo, sono il re del mondo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao.